E anche questa sera il miracolo accade. Perché? Perché è un miracolo. È un miracolo ascoltare musica dal vivo oggi, è un miracolo parlare di cultura, è un miracolo passare 3 ore insieme, bene, parlando di cose belle, di racconti. E, insomma, è molto importante. È importante che condividiate questa diretta, che va in onda in contemporaneamente su Facebook, YouTube, Periscope, Twitch, Redroni.tv, la homepage di Opti Magazine, la homepage di Roxybar.tv, diciamo che è un po' condivisa, il Facebook di Opti Magazine, insomma siamo un po' dovunque. Però voi condividete la diretta di Facebook, ma non soltanto sulla stessa piattaforma. Esistono tanti altri media, esiste WhatsApp, esiste Telegram. C'è il canale Serre Droni su Telegram, ad esempio, che è molto bello. Dopo leggeremo una cosa che ho postato in questi giorni. Tutti i giorni dedico 3 ore soltanto per mettere musica e raccontare la musica dentro al carnevale. Il carnevale, fra un po' è carnevale, ogni scherzo vale. Allora, siamo pronti anche questa sera, come al solito voi. No, in effetti quelli che guardano, c'è scritto gli ospiti, però noi non li annunciamo. Non li annunciamo, però ci sono scritti. Ah, facciamo così. Sì, perché è ora di riscoprire la curiosità per ciò che non conosci. Smetti di guardare solo quello che conosci. La televisione è fatta di persone che vedi tutte le volte. Una volta parla di qua, una volta parla. Cantanti che vedi dovunque. No, noi andiamo da un'altra parte. Noi andiamo alla ricerca di quello che buon Enzo Gragnaniello chiama il filo d'oro. Sigla. Okay, I'll try. Okay? Okay, you ready? 1, 2, 3, 4. La televisione così è bellissima. È bellissimo. Grazie, Red, for putting us together. This is a wonderful show and I've had a great day. Thank you so much. This is not a television show. Voglio dire, spazi così non ce ne sono. La vera voglia di fare musica si può fare soltanto da te, lo sai, no? Per comunque avere a che fare con tante persone e cercare di, no, di interagire con loro, raccontare, entrare nelle storie, mondi musicali diversi. Mai come di questi tempi è stato difficile per l'espressione libera uscire. Ci sono tanti ragazzi che magari sono dei grandi talenti e non sono emarginati in un sistema. A vedere la scintilla artistica e prenderla e farla vedere agli altri, no? È la cosa più bella del mondo. Michele, I can walk out because I love you too much, baby. Salotto, vinili, divano, chitarre, ampli, perfetto. Perché non sai, al Barone Rosso non sai mai cosa succede. Diciamo che è un piccolo Roxy Bar. L'unica trasmissione che parla di musica con la M maiuscola. E seguite sempre il Barone Rosso. Ragazzi e ragazze, siete qui in compagnia di Red Rone, dalla sua postazione di Bologna. Ladies and gentlemen, if you like rock and roll, this is the right place. Woo! Il Barone Rosso. Eccoci qua, il premiato circovolante del Barone Rosso. Io mi riprometto sempre. Devo aggiornare la sigla, devo mettere degli anni nel frattempo, ci sono tanti che sono venuti, ma non c'è mai tempo perché siamo travolti dagli eventi. E una persona che è travolta dagli eventi perché fa tantissime cose è Grazia De Michele. Benvenuta Grazia. Grazie. Con Eleonora Bianchini, questa oggi è venuta. Buonasera.
Ecco, allora c'è sempre un motivo per cui Grazia arriva qua. Grazia, quante cose fai tu? Cioè, quante cose stai facendo adesso? In questo momento proprio tante. Cioè? Intanto è uscito questo brano e questa è tutta un'operazione particolare di cui poi parleremo. Ho ultimato il mio lavoro con il trio, con il quale saremo in tour quest'estate, ma comunque abbiamo finito anche un progetto discografico. Ho un libro pronto e ne sto scrivendo un altro. E scrivo i miei articoli con te su Opti Magazine, ho i miei allievi e le mie allieve da seguire, ho il gruppo delle nuove cantautrici che sto curando, molte sono venute qui da te, lo sai quante volte abbiamo fatto il Barone Rosa, però abbiamo creato un gruppo di tutte queste ragazze. Oggi è quasi un Barone Rosa. Oggi è quasi rosa, sì, è vero. E quindi stiamo seguendo queste ragazze, tante cose, ma sempre legate alla musica, fondamentalmente. Allora, tu hai fatto un brano che sembra un'Ave Maria, cioè hai fatto un brano che si chiama Madre Terra. Piena di grazia. Che? È un'Ave Maria. Sì, in realtà è una preghiera. Forse non è neanche giusto dire che è una preghiera, perché le preghiere si rivolgono a qualcuno in particolare e si presuppone che stia in ascolto, no? E che ci stia ascoltando. Invece questa è quasi un'ispirazione... mistica, un bisogno di ringraziare la terra, il creato, l'universo, di creare la madre natura, e in qualche modo è una canzone nata come atto d'amore, come gesto d'amore. Ma perché ti è venuta? Mi è venuta, ma guarda, è un percorso stranissimo, perché io ho un mio collaboratore da tanti anni, con cui oramai condivido gran parte del mio lavoro, che si chiama Nicola Cirillo, che mi ha regalato un libro, me l'ha mandato, io l'ho letto, la notte l'ho letto, è un libro di un monaco buddista, un libro meraviglioso che si chiama Lettera d'amore alla Madre Terra, e da lì il giorno dopo ho scritto questa canzone. Ma è un libro che va letto in realtà con molta attenzione, perché io ho fatto una lettura veloce e ho capito che era sullo spirito di questa canzone, cioè è una lettera d'amore, una dichiarazione d'amore e di protezione anche nei confronti della terra. Di protezione ce n'è molto poca, c'è molto sfruttamento delle risorse, c'è poca attenzione a tutto quello che ci circonda. E lo sappiamo, perché non si fa altro che parlare, purtroppo si parla a volte soltanto ed è proprio dalla prima persona, dall'unica persona alla moltitudine delle persone, che bisognerebbe invece che ci fosse uno slancio d'amore, perché se c'è quello c'è anche la protezione, c'è anche la dedizione, c'è anche come dire, la cura, cosa che noi in questo momento, noi intendo noi come mondo, abbiamo poco. Ma addirittura c'è chi dice che l'unica soluzione sarebbe eliminare gran parte della popolazione mondiale, perché siamo in troppi, e quindi, capito? Sì, invece è più semplice che smettere di usare plastica, che rispettare le risorse della terra. Io per esempio sono venuta stamattina, e siccome i bar non possono servire la colazione, alla stazione c'era praticamente una montagna di bicchieri di carta, perché poi il problema di tutto questo è lo smaltimento, no? Va bene, allora tu mi dai il bicchierino da mangiare e da bere, dico, fuori dal bar per prendere l'acqua, il caffè, eccetera. Una montagna di plastica, oramai tutti i bar hanno fuori le montagne di plastica, no? Perché non c'è un altro mezzo, non c'è un altro modo, no? E quindi è chiaro che non c'è quella cura e quell'attenzione che sarebbe fondamentale. Però ecco, io qui non ne ho fatto un discorso ambientalistico, ne ho fatto un discorso d'amore, perché la terra la considero una madre, è una madre per tutti, è fonte di nutrimento. Guarda, prima di andare allora dal vivo, io vedrei un pezzettino del video che hai fatto. Fra l'altro in questo video c'è anche l'artista, chi l'ha fatto questo video? Allora tutto questo progetto è strano, perché c'è un giapponese, Ari Takahashi, che ha fatto il video. Dove l'hai conosciuto? Se attacco tutte le storie, poi c'è un colombiano che ha fatto la copertina, che è Francesco Parisette, poi c'è Phil De Laura, New York, che ha fatto l'arrangiamento.
E io e lei che la faremo dal vivo qui, cioè praticamente abbiamo fatto i quattro lati del mondo, abbiamo unito, vedi che cose strane, e siamo tutti della stessa famiglia, cioè? Anche tu sei della stessa famiglia, cioè siamo hai quelli... persone che parlano la stessa lingua, che hanno gli stessi, un po' gli stessi ideali, e le stesse cure, e le stesse attenzioni, no? Perché io lo so come sei tu, lo so come è lei, come Francesco, come Ari, allora, come Nicola. Vediamo, cioè, un pezzettino di questo video Madre Terra. Piena di grazia, Madre Terra, piena di luce, il respiro dei campi, il respiro dei cuori, il respiro dei giorni, il respiro dei sogni, il respiro di ogni creatura nasce da te, il respiro di ogni creatura torna da te. Ecco, fra l'altro la versione integrale dura 8 minuti. Dura quasi 9 minuti. È un mantra. È un mantra, tant'è che io dico sempre di... Mi piace perché Eleonora è lì che dice sì. Io dico sempre di ascoltarla ad occhi chiusi, a parte questo video che è meraviglioso, che andrebbe visto. No, è bellissimo, visto. Perché in genere i video sull'ambiente un po' si somigliano, no? Perché si vedono i posti bellissimi, sono un po' cose... No, il tuo è dolce, mentre invece un altro video... clamoroso è Earth Song di Michael Jackson, oltre a una canzone clamorosa, però quello è drammatico, quello ti è fa forte. Vedere la distruzione della terra. Quello è forte. Il tuo sì. Invece ti fa capire che tutti quelli che dicono prendono droga per vedere cose belle, cioè le cose belle ci sono e sono fantastiche. Sì, la terra se non si parte dall'amore, ma io non voglio fare adesso questo discorso mistico così, però se non si parte da quello, cioè dal fatto, io ho anche portato con me il libro, non so quanto tempo ho, ma non... Dov'è il libro? Ce l'ho, lo porto con me, sì. Dentro la... sì, grazie. Nel frattempo, vedi, sta succedendo qualcosa di strano, poi ci colleghiamo con la Colombia, no, dove è? In Colombia? È in Colombia. In Colombia, ci colleghiamo con la Colombia. Stanno succedendo cose strane, cioè, da un lato c'è un abbruttimento globale, la paura, il coso, la chiusura, la depressione, eccetera, e dall'altro le persone si stanno risvegliando e stanno scrivendo cose che sembrano matte, però io mi identifico, tant'è vero che ho pubblicato su Telegram questo messaggio: la terra è pronta, che non sono, e sono quelle cose che arrivano, ti arrivano e tu dici è follia, però è qualcosa, e dice: da anni mi preparo per questo momento, è stato necessario ripulire le scorie del cuore, le memorie, il campo energetico, la matrice e il corpo fisico, che ora sta ultimando le trasformazioni cellulari. Il risultato di ciò è l'apertura e l'attivazione di altri canali, ora allineati alla fonte. Da essa ora canalizzo direttamente senza più intermediari e messaggeri. Il contatto è molto più faticoso da parte mia, richiede molta più energia e una centratura che non ammette fragilità di nessun tipo, ma di certo ne vale la pena. Le frequenze sono così imponenti, immediate, concrete, da poterle quasi toccare. Perché vi dico questo? Perché significa solo una cosa: la terra è pronta.
è necessario, eccetera, eccetera. Il guscio Matrix si è squarciato. La campana di vetro sotto la quale siamo stati intrappolati non esiste più. Cioè, è una roba... E guarda che strano che parli senza microfono. Che, sì, non mi dimentico ogni tanto. Dico, guarda che strano, no? Quando dicevo si sta sulla stessa sintonia a volte, senza saperlo, e la sintonia è quella che ci porta a parlare di temi che ci stanno a cuore, no? In un modo o nell'altro. Ti dicevo che questo è il libro di Thich Nhat Hanh, che tra l'altro è stato candidato al premio Nobel da Martin Luther King nel 1967, questo monaco buddista, che scrive un libro fantastico, ma c'è un passo che è molto bello, credo che sia qui, ok, che dice... In questo preciso istante la terra è sotto di te, intorno a te e anche dentro di te. Potresti essere abituato a considerarla semplicemente terreno, ma l'acqua, il seme e ogni cosa intorno a noi provengono dalla terra. Ogni cosa al di fuori di noi e ogni cosa dentro di noi giunge dalla terra. Noi siamo la terra è dentro di noi, ecco, non è un qualcosa che ci sta come sfondo alla nostra vita intorno, ma noi siamo formati dagli elementi, sono gli elementi che ci arrivano dalla terra, il nutrimento arriva dalla terra, e riconoscere nella terra una madre come questa figura, che ecco, è una donna della foresta amazzonica. Questo che... quadro che sto mostrando adesso, qui, eccolo qua. Chi ha fatto questo? Questo quadro è la copertina del tuo disco. Sì, l'ha fatto Francesco Parisette, che è un disegnatore, un pittore che vive adesso in Colombia, nel Putumayo, e che è andato a scovare questa donna nella foresta amazzonica, che ha poca dimestichezza con la civiltà e che in qualche modo simbolicamente rappresenta la madre che ci dà vita. Certo, certo. E come se l'è andata a cercare, non lo so. Eccolo Francesco. Francesco ha una storia bellissima. Ciao Francesco. Ciao. Ma allora Francesco, ma quanti anni hai tu? Sei un bimbo? Ma mica tanto, ho 30 anni. E dove sei adesso? In questo momento sono nel Putumayo, che sarebbe una regione a sud della Colombia, praticamente nell'Amazzonia colombiana. Ah. E scusa, perché sei lì? Allora tu, qual è la tua storia della tua vita? Perché adesso abbiamo visto il quadro che hai fatto bellissimo di questa indigena per Grazia, ma perché tu sei lì? Cioè, qual è la tua vita? Racconta in breve la tua vita. Sì, no, allora, io sì, è una storia un po' lunga, un po' complessa, però sintetizzando, semplicemente a un certo punto della mia vita ho iniziato a sentire la necessità di comprendermi meglio, no? Come penso che ogni essere umano a un certo punto emerga in lui questa necessità. Per cui nella mia ricerca poi sono entrato in contatto con delle persone che erano state qua, no? Per cui erano state a contatto con le comunità indigene e con quella che è la tradizione preparati. Indigena, la medicina indigena. E quindi niente, io sono venuto qui sei anni fa in un viaggio organizzato per conoscere proprio la cultura indigena, le tradizioni ancestrali, e poi un anno dopo ho deciso di tornare qui e mi sono fermato inaspettatamente. Ma cos'è? È la zona più povera della Colombia? Ma no, cioè in realtà ci sono zone più povere e sicuramente non è una zona ricca, cioè è una zona praticamente cioè, povera in che senso? Cioè la povertà dipende da come si intende, nel senso non vanno in giro nudi, che non vivono per strada, no, hanno le loro case, hanno i vestiti, hanno il cellulare. Ah, ok. Per cui i poveri non ma mi... scusa, sicuramente. Ma tu dipingi, cosa fai nella vita? Sì, tra le varie cose dipingo. E quali sono le altre varie cose? Dipingo, lavoro con le comunità indigene,
lavoro nel turismo, faccio musica, faccio un po' di faccio fotografia. Ah. Sì, però sì, io arrivo ho studiato Accademia di Belle Arti, pittura, per cui sì. Fondamentalmente sono un artista plastico. Allora guarda, io voglio fare vedere, perché mi hanno mandato adesso un quadro di Mamma Ana, faccio vedere il video di questo quadro, eccolo qua. Che quadro è questo? Tu non lo stai vedendo? Dimmi, è un'indigena questa? Sì, in realtà quel quadro è un regalo di compleanno che ho fatto a questa signora, che è una signora... È una signora? Pronto? Ci sei? Non ti sento. Si è interrotto. Si è interrotto, aspetta, lo richiamo. Aspetta che lo richiamo. Un regalo di compleanno che ho fatto a questa signora. Che bello quel quadro. È bello, è bellissimo. Mamma mia, ma è bravo. Devi vedere come suona e canta questo. Ah sì, microfono. Sì. Non sta rispondendo, connessione in corso. Perché qualunque cosa fa la fa bene, non so che c'ha. Eh? Qualunque cosa fa la fa bene, dipinge, dipinge bene, suona, suona bene, canta e canta bene, e fa il disegnatore e poi fa questi percorsi. Ma tu scusa, come cavolo l'hai fatto a contattare? Perché lui è entrato in contatto con questo mio amico Nicola, che mi ha detto guarda che lui è la persona adatta per fare sta copertina. E infatti come gli è arrivato il pezzo, ci è arrivata la copertina subito, era perfetta. Allora guardi, io sto provando di contattare, ma credo abbia problemi di linea in Colombia e Putumayo. Se nel frattempo, se tu vai, cominciamo a fare la musica dal vivo, perché il Barone Rosso premiato Circovolante è anche musica dal vivo. Nel frattempo io provo di contattare lui. Allora, con Eleonora Bianchini fate, che pezzo fate Eleonora adesso? Ah, Madre Terra, perfetto, che siamo in perfetto. Allora... mentre ci proviamo di ricontattare Francesco, che è sparito completamente, quando ho fatto vedere il quadro è sparito completamente, infatti il quadro è bellissimo, è molto bello. Ma secondo me lui dobbiamo fare anche un collegamento, secondo me, con We Have a Dream, con lui, sempre che abbia una connessione migliore, perché non mi sembra molto valida la connessione che c'ha. Allora adesso Eleonora Bianchini e Grazie di Michele eseguono Madre Terra. Il nostro dedicarci alla terra, non soltanto è giusto segnalare le cose che non vanno, è giusto. Fra l'altro credo che Greenpeace stiamo sostenendo Greenpeace. State sostenendo Greenpeace. Già in contatto e... Esatto. Fra l'altro Greenpeace fa parecchi allarmi, sta parecchio da fare, quindi è importante, però è importante anche non soltanto denunciare ciò che non va, ma cominciare ad amare le cose belle che ha la terra, perché solo amando poi dopo si diventa dei guardiani della terra. Madre Terra, Grazie di Michele e Nora Bianchini. Respiro del canto, il respiro del vento, il respiro.
respiro di ogni creatura nasce da te. Il respiro di ogni creatura torna da te. Madre terra, piena di grazia. Madre terra, piena di luce. Il respiro dei campi, il respiro dei cuori, il respiro dei giorni, il respiro dei sogni, respiro di ogni creatura nasce da te. Il respiro di ogni creatura torna da te. Bellissimo, bellissimo questa Madre Terra, questa cantautrice, questa mamma brava mia, cantautrice che mi, sì, accompagna. Sì, ma poi dopo parliamo con Eleonora, sì, Bianchini, perché cerchiamo di capire qualcosa, perché lei l'abbiamo già avuta qui, ma questa è fuori. Fra l'altro bellissimi gli orecchini, perché gli orecchini sono proprio... I miei sono della Colomba, mi hanno fatto. Anche i tuoi, è vero, no? I tuoi non li vedevo perché erano... I tuoi sono di che cosa? Del putumaio, pure questi arrivano del putumaio. Sì. E come fai ad avere gli orecchini del putumaio? C'è, cioè, quel microfono, usa quel microfono. Quel microfono è dietro. Come fai ad avere gli orecchini del putumaio? Cioè, come fai a staccare quel microfono? Non lo so. Allora, ti spiego. Li ha fatti una ragazzina questi orecchini, è una collana bellissima. Sì. E me li ha fatti arrivare dopo che ci ha messo mesi e mesi e mesi per farli, perché sono complicatissimi. La collana specialmente non l'ho potuta mettere perché sbatte sulla chitarra. E le ho mandato dei soldi e credo che con i soldi di questa collana e di questi orecchini la sua famiglia abbia vissuto per mesi. Niente, praticamente, una cifra per noi irrisoria. E i mesi tuoi? Ah, tu li hai fatti tu. Ah, perfetto. Senti, sono tornato in contatto con... Che era successo, Francesco? Non lo so, chiaramente qua la connessione non è proprio il massimo. Senti, Francesco, no, io ho visto, speravo tu avessi una connessione migliore, perché mi interessava, secondo me, approfondire la conoscenza con te. Anche perché se tu fai qualcosa di musicale, poi mi mandi il video, adesso che siamo in contatto via Skype, poi magari un mercoledì sera, durante, quando io faccio il programma dove mi collego con tutto il mondo praticamente, anche mi piacerebbe che tu mi raccontassi bene la tua storia. E se anche hai qualche video che hai fatto di te come musicista, delle foto dei tuoi quadri che mi mandi, mi interessa molto dedicarti uno spazio almeno di mezz'ora solo a te, ok? Bene. Mi hai sentito? Sì, certo. Ah, ecco. Io ti sento bene. Ah, ti, ecco, sento. No. Grazie, fantastico. No, sei un pittore fantastico, i tuoi quadri sono bellissimi. Il quadro che abbiamo visto prima, dicevi che era un regalo che tu avevi fatto a questa signora? Sì, sì, questa signora, diciamo che mi ha accolto sempre a braccia aperte, è stata come una mamma indigena per me, ed è un esempio, veramente una grande persona. E lei è medico tradizionale, per cui pratica la medicina tradizionale millenaria che si tramandano da nonno a nipote, eccetera, eccetera. Per cui, e lì è vestita con tutto, con gli indumenti tradizionali, cerimoniali. Ecco, allora adesso vado a cercarlo di nuovo, che lo faccio vedere il quadro, perché è molto bello. Ma scusa, e quando tu hai dato questo quadro a questa signora, lei cosa ha detto? Cosa, eh?
Ma in realtà le abbiamo fatto una sorpresa, nel senso che il quadro è stato esposto qui in una mostra di un collettivo di artisti che lavorano qua nell'Amazzonia. Abbiamo organizzato una mostra e il quadro è stato esposto, e quindi la signora è stata portata lì a vedere il quadro durante l'esposizione. Io non c'ero in quel momento, per cui non ho visto la reazione, ma mi hanno detto che sì, si è emozionata molto, per cui chiaro, non se l'aspettava. Ok, sì. Allora tu sei andato lì per ritrovare un po' te stesso, l'hai ritrovato? Cioè stai meglio lì? Prima dove eri? A Milano, dove eri? Sì, ho vissuto diversi anni a Milano, in realtà sono veneto, però sì, vivevo a Milano. Ma in realtà adesso certo che sto meglio, sto molto bene, e in questo momento starei bene dappertutto, per cui non è, la questione non è stare bene qui o lì, la questione è stare bene. È il discorso che non importa il cielo, se cambi il cielo sopra di te, l'importante è che tu stia bene dentro di te. Assolutamente. Poi ognuno trova la sua forma, no? E nel mio caso ho dovuto venire fino a qua. Okay. Mi sono complicato il processo. Francesco, ci rivediamo sicuramente. Complimenti per la copertina che hai fatto, che adesso poi faccio rivedere. Okay? Ok? Grazie. Grazie mille. Ciao. 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 Allora, Francesco Parisette. Adesso vi faccio rivedere la copertina, perché la copertina secondo me è bellissima, quella di Madre Terra che abbiamo appena, di cui abbiamo appena sentito fare il brano. Eccola qua, questa è, guarda, metto la copertina di Madre Terra accanto alla foto di questa indigena, perché secondo me ci stanno bene insieme. Guarda, Madre Terra e questa indigena, sono quadri che ha dipinto Francesco Parisette, fantastico. Allora, che cosa mi fate voi due adesso? Vario, variegato. Cioè? Siete il duo Roxy, il duo Barone Rosso, il duo Barone Rosso. Siamo il duo Barone Rosso. Abbiamo tanti brani. Aspetta, dimmi, abbiamo tanti brani? Tanti tipi. Però improvvisiamo anche, a seconda di come ci sentiamo. Adesso facciamo un brano che si chiama Todo Cambia, che sì, sta un po' in tema. Sulla trasformazione, sul fatto che tutto cambia. Ed è un brano di Mercedes Sosa. Non so perché me l'hai detto prima, ma l'ho anche intervistato, l'ho anche ripresa mentre facevo. No, perché poi ci sono altre domande. Così mi fai fare bella figura. Io lo so a memoria, Todo Cambia, però non sapevo, non mi ricordo più che fosse Mercedes Sosa che ho intervistato, l'ho anche ripresa mentre fa questo brano dal vivo. Però la cosa bella è questo, che il cambiamento è necessario, ma il cambiamento spaventa, perché il cambiamento è sempre doloroso. È molto meglio... È certo, perché è comunque una porta aperta su qualcosa che non sai, no? L'immobilismo, d'altra parte, cioè il contrario della trasformazione e del cambiamento, è la palude. Cioè il mondo è fatto di ricerca, è fatto di sperimentazione. Questo ragazzo se n'è andato dalla Milano da bere, faceva una vita come la fanno tanti ragazzi per cercare se stesso. Magari più che fare l'Accademia delle Belle Arti, il modello a Milano, ho preferito andare nella foresta amazzonica. Certo, è stato un saltone enorme, ma in fondo, come dicevi giustamente tu, non è neanche necessario cambiare cielo, ognuno si cerca la sua strada, però la strada la si deve fare, non puoi stare fermo. Allora, Todo Cambia, tutto cambia, e mai come oggi tutto sta cambiando. Una canzone di Mercedes Sosa, cantata da Grazia Di Michele e la Bianenora Bianchini. Cambia lo superficial, cambia cambia lo profondo, cambia il modo di pensare, cambia todo in este mondo, cambia il clima con los años, cambia il pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambia, no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el centro.
su carrera. Quando la noce subsiste, cambia la planta e se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambia no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor. Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Y así como cambio yo en esas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Che bella, è bellissima. Poi voi siete molto brave. Prendi quella chitarra, prendi quel quel microfono. Allora, cioè, tu proprio non riesci a staccare. Stacca neanche con. Ma scusa, abbandono un attimo la chitarra. Mettici due manine. Ma c'ho la chitarra, capisci? Ma la chitarra tienla. Cioè, adesso ti vengono a aiutare. Allora, adesso io vorrei che questo microfono fosse dato ad Eleonora Bianchini. Allora, Eleonora. Ciao Red. Ciao. Allora, Eleonora, io se ho vaghe rimanescenze, cioè mi ricordo che tu hai fatto il giro del mondo, tu hai fatto tante cose. Sì, ho viaggiato molti anni, ho vissuto all'estero 9 anni circa. Dove? Da Boston, New York, Quito in Ecuador e poi Quito. Quito. E poi per 2 volte in India sono stata. Ti ricordi l'anno scorso ero tornata proprio in seguito al rientro dall'India. È vero? Sì. E tu in tutto questo mondo che stai esplorando, perché lo fai? Spinta... È la musica che mi ha guidato, sinceramente. Più del mio volere è stato proprio un flusso che ho semplicemente seguito. Era là e ho preso il treno, letteralmente. Ecco, ma nella tua musica adesso ci sono tutte le esperienze che hai fatto? Certo. Cioè, ma adesso fate anche un pezzo suo, che io non so niente, perché... Guarda, facciamo che decidi tu, ti spiego che cosa abbiamo, perché noi possiamo prendere tutta la parte. Dagli il microfono alla Grazia. Lei può fare un pezzo suo che si chiama Argini, da sola. Perché lei è una cantautrice, una musicista sì. autonoma, indipendente. Ti ho dato il microfono per parlare con quello, ma tu al parli. Di là del duo, dico. lei scrive delle canzoni bellissime e quindi può fare una canzone sua. Poi ieri abbiamo approcciato una canzone di Clara Nunes, no, veramente di Vinicius de Moraes, cantata da Clara Nunes, ma anche da Mia Martini, che si chiamava Volesse il cielo, nella sua versione l'abbiamo fatta in brasiliano. Questa è la seconda opzione. La terza opzione è un mio pezzo un po' folle che si chiama Come Dondola, che è bello strano, che è una canzone d'amore buffa. E insomma, ci abbiamo materiale. Beh, intanto facciamole tutte e tre. Allora, bam, attacchiamo con Come Dondola. Come Dondola? Ok. Come Dondola, un pezzo di Grazia Di Michele fatto da Eleonora Bianchini e da Grazia Di Michele. Bello, perché c'è tutto. Oggi avremo anche dei disegni nel corso della giornata. I tuoi occhiali sono qui, bimbina. Oh, ti ringrazio. Vuoi gli occhiali? Sì, perché. Perché non ti ricordi più il testo? No, me lo ricordo, però metti una defaianza. Se tu non fossi tu, non ti verrei a cercare.
non mi butterei giù dalle tue labbra a mare se tu non fossi tu. Non ti stare a cantare, farei molto di più. Forse ti andrei a sognare e guarda come dondola il cuore appeso a niente, sembra andare in gondola tra le onde della mente. Guarda come penso là, il cuore da un tuo sguardo pare sia la regola, perché l'amore è un dardo. Guarda come dondola il cuore preso al laccio, questo laccio strangola, non è il tuo abbraccio. Guarda come svirgola questo cuore matto, senti come pigola sul cuore tuo distratto. Ah, 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 sul cuore tuo distratto. Ah, 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 sul cuore tuo distratto. Se tu non fossi tu, mi farei perdonare da qualche dio dei sensi per non saperti odiare. Se tu non fossi tu, non ti vorrei d'amare, farei di me virtù, ma ti verrei a pregare. Guarda come dondola il cuore in altalena, senti come miagola sotto la luna piena. Guarda come svicola tra i dubbi e l'incertezza questo cuore svalvola ad ogni tua carezza. Guarda come dondola vanitosamente questo cuore in trappola, non gli importa niente. Guarda come naviga il cuore marinaio, tanto torna sempre a te, anche se amarti è un guaio. Ah, anche se amarti è un guaio. Se amarti è un guaio. Ecco, sempre canzoni facili. Questa è bella. Ma l'ha scelta lei in tutto il mio repertorio. Io dico, facciamo una canzone mia, cosa va a prendere? Una... è bellissima, non è bellissima? È stupenda. Certo, no, ma è, tutto va bene, bambine. Tanto anch'io ho già rinunciato. No, no, lasciali il microfono ormai. Ah, che cosa fa? Parlate con quello, tanto ci penso a fino in regia ad equalizzare, perché ormai io ce l'ho data su. Che... Allora, grazie di Michele, Eleonora Bianchini, perché non fai il pezzo tu, Eleonora? Sì. Tu puoi rimanere anche lì, grazie. Io rimango qui. Puoi anche accompagnarla. Ah, se... non so, non basta posso... che ti dica gli accordi. Che accordi sono, Eleonora? È complicato? Allora niente. Allora, tanto le telecamere ti ignorano e inquadrano solo... Come si chiama il pezzo, Eleonora? Argini. Argini? Che cosa sono gli argini? Quelli dei fiumi, eh? I confini. Esatto, gli argini dei fiumi, i confini in generale, diciamo l'oggetto è quello, il confine, che però è importante rompere, è importante togliere, appunto per andare a scoprire cosa c'è dietro e magari c'è certo, qualcosa di bello, no? Da una che ne ha rotti tanti di confini. Eleonora Bianchini, Argini. Lo so, non è mai facile sciogliere i nodi alle tue idee, mere intuizioni, inutile seguire le regole, giochi a essere grande per crescere, senza imparare. Non è mai facile guardarsi dentro e scegliere di non sfuggire.
presente. Quanta dolcezza. Che brava, eh? Prendi il microfono. Hai detto di no. È brava, ma lei scrive tanto, scrive tante canzoni e ti dirò che in treno abbiamo cominciato a scriverne una insieme. In non, treno. Non dubitavo di questo. Non dubitavi? No, anche perché lei voi... è incredibile, grazie a... No, grazie, grazie pazzesca, grazie qualcosa... Cioè, io che faccio tante cose, io mi perdo perché lei mi dice... Io credo che sia immerso in una cosa, doveva fare una roba con la, su in Sardegna, poi ne doveva fare un'altra, Garcia Lorca, poi dopo il congedo. E diciamo che si è un po' calmata probabilmente perché questo lockdown impedisce di fare tutta l'altra parte della sua attività, che è organizzare concerti, organizzare... Solo quella in movimento, perché stando a casa invece riesco comunque a fare tante cose lo stesso. Però non è che ho... Com'è oggi la situazione? Tu sei sempre molto attenta come osservatrice. Perché ci tengono chiusi? Guarda, Red, allora apri un discorso di quelli che mi fa proprio infuriare, perché... Oltretutto adesso non voglio entrare nella polemica Sanremo che deve essere fatto per forza, si sta trovando qualunque chiave per farlo, quando non si è trovata nessuna chiave per favorire i luoghi della cultura che ci sono, che sono diventati sicuri a fronte di spese enormi che sono state fatte proprio perché ci fosse la possibilità di poter continuare a frequentarli. E il problema è che non so se Sanremo fa cultura, ma esistono i teatri, esistono i luoghi dove la cultura si fa che in questo momento sono chiusi. Benché esistano anche mille possibilità per poter essere frequentati con sicurezza. Allora questa è una cosa che io non comprendo, non comprendo neanche perché tanta gente che lavora nell'ambito della cultura è bloccata e né perché in televisione tu senti parlare di recovery fund, senti parlare di cifre, di soldi, di stanziamenti e la parola cultura non viene mai abbinata. Difficilmente viene abbinato, quasi mai. Perché? Perché siamo un paese con la P maiuscola, ma io lo farei a volte anche con la P minuscola, dove la cultura non viene considerato un bene, non viene considerato un valore. E essendo considerato un non valore, benché porti comunque, faccia girare denaro, non è un bene in perdita, non è considerato, cioè tutte le persone del mondo dello spettacolo in questo momento sono ferme e sono bloccate, soffrono. I miei musicisti stanno soffrendo. Io con Rossana e Mariella siamo in giro in tre, ma abbiamo fatto il calcolo che con il nostro trio lavorano 15 persone. E non siete una grande produzione. Siamo piccolissimi, però da noi dipendono 15 persone, tra l'agenzia e i road manager. Sono 15 famiglie. Sono 15 famiglie. Esatto. E sono tutti... sono di più. E noi siamo in tre e siamo bloccate 15 famiglie. Quanti concerti avete già perso? Abbiamo perso tanti concerti perché nella prima ondata e nella seconda ondata.
Io ho perso tutti i miei concerti al Golden perché avevo organizzato le rassegne tu per tu, come tu sai l'anno scorso aperta sì. da Morgan, quest'anno c'era da Mario Venuti, avevamo fatto tutto un cartellone bellissimo e finito. Poi avevamo i concerti con le nostre cantautrici, sempre al Golden, avevo preparato delle serate e non c'è più niente da fare. Tutte le scuole, i conservatori, le cose e tutto. Allora, cioè è molto difficile in questo momento, se non si ha un equilibrio e non si ha una corazza in questo momento, riuscire a tirare avanti da un punto di vista non solo economico, che è già un problema, ma anche dal punto di vista psicologico, perché siamo in una bolla e ci sono delle esagerazioni che sono incomprensibili, sinceramente sono incomprensibili. Allora, come dicevo prima, tutti coloro che si sono messi in condizioni di poter aprire alla cultura e che nonostante delle spese enormi in questo momento sono chiusi, io mi metto anche nei loro panni, non solo nei miei, che già voglio dire potrei starci stretta, e pensare che è la follia, è una follia. Ok, questo è uno dei pochi posti dove si fa musica. Oh, guarda, ma questo è, sì, diciamo che per fare musica oggi o si viene qui dentro o non si va da nessuna parte. Cioè, no. Senti, grazie, che cosa fate? Quel pezzo che mi avevi detto brasiliano di Vinicius? Ah, sì, è un brano di Vinicius. Sì, mi raccomando, allontana il microfono quando parli, perfetto. È un brano lei già per cantare, mi no, sto provando a cercare i fogli. No, perché in bene, questo è un brano di Vinicius che fu poi interpretato da Damian Martini, e in italiano il brano si chiamava Volesse il cielo, e che ci sembrava ci fosse all'interno di tutti questi discorsi che ci stiamo facendo questi giorni, però noi lo facciamo nella versione di Clara Nunes, che è una cantante brasiliana, un po' in italiano e un po' in portoghese, e quindi lo facciamo Ai Que Medera, lo fa lei e Volesse il cielo lo faccio io. Okay, ok, allora Eleonora Bianchini è brasileira e Grazie di Michele è italiana. Ai que me dera, termina essa espera, retorna seu canto, simples e sem fim. Eu vim do canto se chorasse tanto, que do mundo pranto se estanca sem fim. Ai que me dera, ver morrer a feira, ver nascer o anjo, ver brotar a flor. Ai que me dera, na manhã feliz, ai que me dera uma estação de amor. Ai se as pessoas se tornassem boas, e cantassem loas se tivessem em paz, e pelas ruas abraçassem nuas, e duas a duas fossem ser casais. Ai que me dera sons e madrigais, vir todo mundo para sempre a fim, e a liberdade nunca seja mais, e não haver mais solidão ruim. Ai que me dera ouvir-o nunca mais, dizer que a vida passa sempre assim, a fim da espera ouvir na primavera o sol chamar por mim. Volesse il cielo che è passato il vento, ritornasse il canto che non finirà, ed ascoltando si piangesse tanto, che nel mondo il pianto non tornasse mai. Volesse il cielo che nascesse l'angelo dalla passione che la vita dà. Volesse il cielo che ci fosse pace, volesse il cielo che ci fosse luce. Ah, se la gente fosse differente e cantasse sempre canti tutti suoi, potere andare nudi a due e cantare sempre tutto quel che vuoi. Volesse il cielo che la vita fosse una bellezza che non sa cos'è. Volesse il cielo essere fratello sempre accanto a me. Ai che mi dera ouvir-o nunca mais, dizer que a vida vai ser sempre assim, e fim de espera ouvir na primavera alguém chamar por mim.
Che bello. Sai che cos'è? È una canzone che fa star bene. Sì, fa bene al cuore. Sì. Senti, allora, qui termina la vostra, la vostra cosa bella, termina facendo vedere ancora, ecco qua, Madre Terra, di Francesco Parisette, i due disegni, la copertina di Grazia Di Michele. Il tuo disco si trova su YouTube, si trova su Spotify. Su Spotify, tutte le piattaforme digitali. Ok, si chiama Madre Terra. Il video uscirà tra poco. Ah, il video allora quello che abbiamo fatto vedere è un'anteprima. Ah, ok. Che non si è mai vista. Ancora. E che ne so io. Allora, adesso tu, Eleonora, vieni qua. Poi un giorno, Eleonora, ma tu vieni qua, prendi questo microfono. Intanto, perché dopo tu prendi quel microfono perché ti servirà fra un attimo. Vieni qui, Eleonora. Sì. Ma tu, intanto è bello questo libro, Lettera d'amore a Madre Terra. Non esiste alcuna differenza tra risanare la terra e risanare noi stessi. Tu, Eleonora, ma fai dei dischi tu? Sì, ce n'ho uno per te, in effetti, però ce l'ho nella borsa. Ma certo, ma mi raccomando, magari a livello di marketing, ma non portate i dischi, non mostrate. Però l'ukulele, la chitarra, l'iPad, i test, e quindi il disco, è un disco nuovo, non è un disco di brani originali in realtà, ma è un disco di brani rivisitati, insieme a due grandissimi del jazz che sono Enzo Pietropaoli e Luciano Biondini. Ah, allora facciamo una cosa, io adesso faccio una cosa con Grazia, tu vai a prendere il disco che dopo ci vediamo il disco. Perfetto. Ok. Allora, oggi dovete sapere, tieni i microfoni Grazia, che c'è stata in maniera inconsapevole da parte mia una carambata. Perché? Perché Grazia Di Michele ha incontrato una sua allieva. Cioè, e quindi io chiedo a Deborah Jurato di entrare e di vai lì, guarda, Deborah Jurato, perché? Grazie, dove l'hai conosciuta Deborah? Ah, allora innanzitutto ci siamo viste prima, ha abbassato la mascherina e ha detto non ci posso credere, ma io non l'avevo riconosciuta. Beh, è certo, fiorita. Con le museruole non ci si riconosce. No, lei era senza, ma io non l'ho riconosciuta perché si è trasformata. Cioè? Il doc, una volta che se l'è tolta, ci ho messo un attimo, ma perché è diventata una donna. Quando è arrivata ad Amici aveva 18 anni. 22, sembrava più piccola ancora. Ed era un fenomeno, c'era questa voce meravigliosa, pazzesca, con un'estensione, le facevamo fare i pezzi più complicati, più difficili, proprio perché non aveva limiti. E abbiamo avuto... Tu eri la sua insegnante? Sì. Perché fai Perché ti ha fatto penare? Ma perché ci abbiamo una storia, no? In realtà poi... No, prendi il microfono, fa raccontare a lei, Deborah, dagli il microfono. Di la verità. La verità, racconto un po' di cose. No, in realtà quando sono entrata da Amici, per me è stata anche un'emozione conoscerla, fino a una settimana dopo, perché poi lì è iniziato a criticarmi qualsiasi cosa facevo, mi ha fatto fare un po' di cose, devo dire, una scala, me li ricordo ancora, un recinto. Cos'è la scala? Mi ha fatto cantare Purple Rain scendendo da una scalinata. Cioè? Hanno montato questa scala gigante e io dovevo scendere le scale mentre cantavo, per giustamente lei diceva per prendere maggiore sicurezza, no? Di fammi sentire com'è adesso, come fai adesso Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain. Ti è servita quella scala? Mi è servita la scala e poi anche un recinto, in realtà. Cos'è un recinto? Un recinto, io ero dentro un recinto. Cioè, che motivo c'è? Scusa. Allora, no, ti spiego, bisogna cominciare dall'inizio. Lei è arrivata, una voce strepitosa, ma niente, era completamente bloccata fisicamente. È vero? No, dimmi che... Vero, è siciliano, come ha detto, vero è siciliano. Vai avanti. La bimba era bloccata proprio e aveva pensato di sviluppare tutta la sua arte nel canto, ma non curava l'aspetto espressivo, l'aspetto comunicativo, e sai, stando in televisione e avendo un pubblico davanti un domani, anche su un palco qualsiasi, è importante riuscire a stare, che poi puoi stare anche fermo,
per carità di Dio, puoi stare immobile, però importante comunicare. Allora è iniziato il lavoro in movimento, cioè Deborah canta ma cammina, muoviti, vai verso il pubblico, girati, sali le scale, scendi, vai dalle persone, è cominciato questo. Lei all'inizio mi sa che mi ha odiato. E poi mi metteva in sfida sempre. Sì, sì, io l'ho proprio presa, e però di un po' dopo... Però dopo è nato questo amore incondizionato tra me e lei, perché poi quando si è finito tutto ho capito anche che le sue critiche in realtà erano per me una forma di insegnamento e che dovevo prenderle nel giusto modo. Brava, che altro potevi fare? Ma grazie, poi devi passare il tuo microfono lei per parlare. No, ma quello che voglio dire, ma dai il microfono a Deborah adesso. Ma Deborah, ma tu hai vinto quell'anno? Sì, ho vinto. Hai vinto Amici? Ho vinto, sì. Esatto. Tanto è stato anche merito suo, Certo, guardate la faccia da culo di grazia. Guarda che stronzetta. Guarda che stronzetta, come dire, Cioè, l'ho massacrata, ma scusa, abbiamo vinto, Esatto. Infatti poi quando ho vinto noi ci siamo abbracciate davvero fortissimo, e poi a distanza di tempo, comunque, anche quando a volte ci sentiamo, c'è uno slancio davvero molto, ci vogliamo bene. No, ho visto come vi siete abbracciate prima, quindi... hai visto, no? Se avessi tenuto un po' di rancore, qualcosa così, non, sì. non però tu non adesso sei... non sai che io, quando vi ho detto, ma visto che allieva e insegnante possono fare un pezzo insieme, certo. Tu non sai che adesso ciò che farai verrà da lei giudicato. Ah, ok. No. Ma ci sto, è una sfida che mi piace. Sai che abbiamo fatto? Siccome non avevamo tempo per... Prendi il microfono e poi dopo... Siccome non avevamo tempo per fare le prove, sì. Ci siamo messi un po' a cazzeggiare lì fuori, e allora abbiamo deciso di fare un brano di Ornella Vanoni che si chiama La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Che peraltro ha a che fare col Brasile, se non che sbaglio. È tutto legato. Però... Vieni tu, la deve suonare Bianchini. Vieni. Ah, la Bianchini suona. E io mi metto vicino a lei. Ah, la Bianchini. Vieni. Io sono vicino a Deborah perché dobbiamo leggere il telefonino. Che abbiamo il testo qui. Vieni. Allora, la Bianchini, l'Eleonora suona e l'allieva e l'insegnante insieme cantano. Esatto. Però devi usare l'altro microfono per cantare. Ok, allora, pronti? Sì, siamo pronti. Allora. Oddio, come è scritto piccolo. Come è scritto piccolo? E gli occhiali, grazie. E l'insegnante deve avere gli occhiali. Chi parte? A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come e di perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita. Il no! Momento... Aspetta, la dobbiamo rifare. No, aspetta. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto. No, dobbiamo... Ciao. Ci ho perso il filo. Filo perché... Cerchiamo insieme, esatto, tutto il bello della vita. Ok. Allora. Io parti tu. Parto io, sì. Un attimo, mai provato. A questo punto stiamo tanto bene io e te, che non ha senso tirar fuori come e perché. Cerchiamo insieme tutto il bello della vita, in un momento che non scappi tra le dita. E dimmi ancora tutto quello che mi aspetto già, che il tempo insiste perché esiste il tempo che verrà. A questo punto buonanotte all'incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria di morir d'amore insieme a te. E sento
crescere la voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria di morir d'amore insieme a te. Grazie, grazie. Oi, senti, adesso mi giudica lei, non io. Appunto, lei. Appunto, com'è stata? Wow, bravissima. Dai, sì, no, ma... Allora grazie, vieni qui, saluta Deborah che adesso rimane lì, anzi Deborah preparati con i tuoi amici Placido Salamone, che non riesco a dirlo, Placido Salamone e Alberto Sansò. Allora grazie, al volo perché devi scappare. Sì. Niente, io nell'andare via io ti do... Ma che è tutto il cesto? No. Madonna, non è detto. Allora, Madonna. Il treno, vi fate fare. Frollini, non abbiamo pranzato, quindi frollini al cacao. E una barretta energetica ci serve. Questa fa bene alle coronarie. Sì. Prendi questa per le coronarie. Sì. E questo. No, questo al mellito. Cioè, c'è miele o ma c'è veramente confettura? Stiamo prendendo un sacco di roba qui. Fragole. Io sono a posto, ho preso questo per le coronarie, questo per il cuore e questo per le ossa, che sono le... Va bene, e tu sei a posto? Vuoi del miele? Miele, ok. Miele fa Clementino. Sempre bene per... Clementino, ok. Poi vuoi anche te uno? Il miele Clementino. È miele che l'ho dato lei, il miele Clementino. Allora ti facciamo un cambio, io riprendo Clementino. No, ti do anche castagno, così non rompi le scatole. Va bene? Grazie. Okay. Miele e castagno. Poi mi dai Clementino? Facciamo il cambio. Lei vuole Clementino, vabbè, ti darà Clementino. Ok. Invece a te ti do dei frollini anche per te, perché nel viaggio di ritorno in treno... Io vorrei ringraziare questa signora Mielizia, perché io continuo a mangiare le caramelle Mielizia. Sì, è vero, appena è arrivato le hai chieste subito. Subito, perché sono finite. Poi visto che ti piacciono i libri, ti regalo questo libro. Cos'è? Che è Ritratti di gente invisibile, è sugli apicoltori. Sai, ma dai, sì. Apicoltori è bellissimo. Come Diego no? Pagani, fra l'altro che è il presidente. Ok, di Mielizia, di Conapi. Grazie Red, grazie di cuore. Come al solito, qualsiasi scusa per me, appena, bello perché appena lei mi dice, sai ho fatto una cosa nuova, vieni, oramai è casa. E poi dopo lei si porta sempre qualche artista fantastica, quindi io sono felice. Grazie Red, grazie. Ciao. Ah, il disco, è vero. Ah, eccolo qua. Andar Live, Eleonora Bianchini, Luciano Biondini, Enzo Pietro Paoli. E fanno Lisa, Mio fratello che guardi il mondo di Ivano Fossati, Never Dream di Stevie Wonder, No me maltratas la vita, Amapola. Amapola di Juan Luis Guerra. Sì, Juan Luis Guerra. Sì. Si todos forse niente, di Jobin, Luca di Suzanne, sì. Vega, Attenti al lupo di Lucio Dalla, a Pique. Ma perché non venite a farlo questo disco? Okay. Questa è una buona idea. Perché non vieni su con questi altri due ceffi qui? Quando? Glielo chiedo. Chiedi, però se parli il microfono. Ok, glielo chiederò sicuramente. Allora, a scatola chiusa, guarda, c'è la tua voce, va bene. Ok, ha urlato, quello che urla è Alberto, va bene così. Ok, ciao, grazie. Ciao, bambina. Ciao. Ha cominciato a scrivere una gran cosa. Ha cominciato a scrivere la ragazza ed è una gran cosa. Sono molto contenta. Parlavo di questo fatto di lei con una persona, ma dopo ne parleremo. Allora, intanto, prima di tutto, Deborah, mentre ti salutano gli altri, Deborah Iurato. Allora, Deborah Iurato, con cosa inizi? Io voglio sapere con cosa inizi. Prendi quel microfono che è meglio. Allora, raccontami con che cosa inizi, qual è il primo pezzo che fai? Il primo pezzo si chiama Voglia di gridare, sì. E l'ho scritto io, l'ho scritto esattamente subito dopo l'estate, cercando di raccontare quello che sono in realtà i momenti belli, cercare di raccontare anche un po' la spensieratezza. Cioè l'hai scritto tu? L'ho scritto io. A testo o musica? Testo. Musica, e la musica Placido Salamone. Sì. Che fra l'altro è un chitarrista. Tu Placido suoni con chi suoni? Tu con Antonacci? Con Antonacci. Con Biagio Antonacci. Sì. Ah.
Quindi, ma quindi suoni con Massimo Varini anche? Dagli il microfono. Tra l'altro è stato il mio insegnante di chitarra, quindi proprio chapeau, è stato tipo... Ah, era lì l'altro giorno. Sì, allora, hai visto. E quindi tu hai questa voglia di gridare. Questa voglia di gridare, esatto, ma di gridare spensieratezza, di gridare momenti belli, positivi. L'ho scritta dopo l'estate, perché quest'estate sono stata a casa mia in Sicilia e per me... Dove abiti tu in Sicilia? A Ragusa. Ah. Un po' anche la parte dove di Montalbano, no? Dove giro Montalbano. Sì, no, guarda, è una vita che voglio fare un giro lì. Esatto. Magari quando sai una cosa, Deborah? Già ti do l'idea. Quando tu sei a Ragusa, quest'estate, se sei a Ragusa... Sarò a Ragusa. Io vengo giù con la telecamera e tu ci racconti la tua Sicilia. Wow, sarebbe stupendo. E poi dopo, visto che tu c'hai lui vicino che suona la chitarra, lui ci porta la chitarra acustica e registriamo anche delle canzoni nei luoghi belli della tua Sicilia. Bellissimo, e facciamo fatto. Un reportage così. A fare fatto. A fare fatto? Stupendo. Perfetto, ok, vai avanti. E niente, quindi... l'ho scritta proprio perché l'estate per me è un periodo dell'anno bello dove io ritrovo la mia famiglia, i miei amici e anche solo il mare. Io a volte sto seduta in spiaggia ad ascoltare solo il rumore del mare perché mi rigenera questo, capito? E quindi mi sento bene con me stessa, mi sento in pace anche con gli altri. E ci tenevo a raccontare attraverso anche la mia memoria fotografica. Sai, per me è la prima volta che mi metto a nudo e scrivo io le mie canzoni, quindi... È anche per me un traguardo molto importante, io sono entusiasta di questo. Però anche il riscontro positivo che ho avuto mi fa capire che in questo momento per me è la strada giusta da percorrere. Ma difatti tu sei qui perché mi è piaciuto il pezzo. Grazie. Poi dopo parliamo del video. Allora, appoggia il microfono, lo puoi appoggiare anche per terra? Allora, adesso si chiama questa canzone Voglia di gridare, lei è Deborah Jurato. Gridare come quando mi porta il mare. Ho voglia di gridare come quando non so nuotare. Mi piace proprio tutto di te, i tuoi discorsi in riva al mare, fare l'amore micidiale quando ti vesti e te ne vai. Mi piace proprio tutto di te. Se ti cerco e non ci sei e non mi chiedi come stai, parte una musica in testa che fa senti il rumore e l'effetto che fa. Ho voglia di gridare come quando mi fa incazzare. Parlami, parlami, ma non dirmi cosa devo fare. Non riesco a fare a meno di te. Quando ti svegli la mattina presto, quando mi dici guarda fa lo stesso, quando mi dici guarda fa lo stesso, mi chiami e poi mi chiedi un caffè. Sei sempre stanco e stai seduto lì, come se ogni giorno fosse lunedì. Parte una musica in testa che fa senti il rumore e l'effetto che fa. Ad una insieme a te tutte le notti che si uniscono, che ci legano. Forse adesso scriverei la storia di qualcosa che non c'è, tanto lo sai che l'amore di solito viene. Viene va, viene va, viene va.
Voglia di gridare, bellissimo. Vieni qui, Deborah. Vieni a sedere un attimo qui che facciamo due chiacchiere. Allora, prendi quel microfono. Prima, grazie, dimmi che l'ha raccontato come tu eri una ragazza con delle doti incredibili ma totalmente spaesata. Arrivi, fai il talent, fai amici, vinci. Che succede dopo? Cominciano anche delle delusioni o è tutto rose e fiori? Beh, dopo il talent, subito dopo il talent, sicuramente è stato bellissimo, un periodo bello della mia vita ed ero anche, essendo anche un po' piccola, ero anche ingenua, no? di tante cose. Ero circondata da persone che voglio bene, che sono state parte integrante del mio percorso artistico anche. Però poi sicuramente arriva anche un periodo dove ho avuto bisogno di staccarmi un po' e capire realmente che persona volevo diventare, che artista volevo diventare. E sicuramente mi sono presa anche un bel periodo per riflettere su quello. Cioè tu, anche perché in effetti normalmente quando una persona fa un talent dopo la vedi dovunque, tu invece non ti vedevo dovunque. No. Perché? No. Cioè tu non hai sfruttato quasi niente. No, io, dire, da me la musica è sempre stata per me un supporto emotivo, un qualcosa che sicuramente, anche se non avessi fatto amici o non avessi fatto quel talent, sapevo che la musica sarebbe stata parte della mia vita al di là di tutto. E quindi mi piaceva correre verso quella cosa lì, verso la musica, verso la bellezza di quello che ci riesce a darci, a trasmetterci quest'arte, che non è solo per me televisione o essere qualcuno. Poi quello è un dopo bello, perché conosci delle persone che ti seguono, ti sostengono e che ovviamente tu ti affezioni. Io ho dei fan incredibili che io amo follemente e che non vedo l'ora di rivedere quando finirà tutto questo. Però quello che soprattutto ho capito in questo periodo, dall'inizio del lockdown in realtà, è che la musica ti dà conforto, la musica riesce a farti condividere emozioni e sentimenti e momenti importanti insieme alle persone. Nel 2016 tu arrivi a Sanremo con Giovanni Caccamo. Sì. Però non attraversavi un bel periodo quando sei arrivato lì? Cioè, l'ho scoperto perché mi ricordo, io ti ho fatto la domanda, dico, sono felice per te perché tu non hai attraversato un bel pericolo. Cosa è successo? Io me lo sono dimenticato. Allora, in realtà a Sanremo ancora stavo più che bene, devo dire. Sì. Il periodo è stato difficile dopo, in realtà, dove io mi sono completamente allontanata da tutto e da tutti, perché nella vita ci sono dei momenti e delle cose che ti segnano e che ti distaccano da tutto, dalle persone che hai accanto, anche da quello che fai. Io mi ero un po' anche allontanata dalla musica. È un argomento che non prendo tante volte, però mi fido di te, quindi ti voglio anche raccontare in realtà. Ma io ho perso mio padre, quindi lì è stato il momento più brutto un po' di quel periodo là. Io davvero non riuscivo a trasmettere più nulla, non riuscivo neanche a parlare, non parlavo con mia madre per paura di piangere davanti a lei e quindi farla soffrire due volte. Quindi tutto questo mi ha chiusa un po' e dopo un po' di tempo ho capito in realtà che era anche quello che voleva lui. Mio padre è stata la persona che mi ha sostenuta più di tutti, che ha creduto in me, a volte anche ci credeva più di me. E quindi questa cosa mi ha dato un po' quella forza di ritornare e di ricominciare in una nuova me. Ma tu credi che ce n'è in altre vite o no? Che mio padre sia in altre vite? Sì. Beh, lo spero tanto.
Se non altro lui ha avuto la felicità di vederti sul podio di Sanremo. Sì, lui ha avuto questa felicità, tra l'altro era anche lì, era a Sanremo per la finale, per me è stato ovviamente bello averli lì, averli a mio fianco, perché ti ripeto, mio padre è sempre stata la mia guida, è sempre stato il mio amore, cioè l'uomo, capito, della mia vita, e quindi averlo al mio fianco mi sarebbe piaciuto averlo anche oggi, ancora adesso, però c'è sempre, in un modo o nell'altro c'è. Beh, sai, tu parlaci, perché lui ti ascolta, non ti preoccupare. Sì. Poi tu speri ci sia, ma sta tranquilla. Io ti faccio vedere delle immagini che tu non hai mai visto. Oh, ok. Perché io quella sera ero in sala stampa ed ero con Caterina Caselli, perché Caterina Caselli stava, sì, tifando per voi, per, sì, per Caccamo e, mm-hmm, per la Jurato. E questo è un montaggio che io ho fatto delle immagini di quella sera, di febbraio del 2016. Guarda che passaggio davanti alle camere. Oh, e gli applausi ai finalisti. Questo è il podio di Sanremo 2016. È il podio. Terzo posto per Giovanni Caccamo e Deborah Durato. No, no. Bene. E allora vincono gli stadi. Vincono gli stadi? Sì. Edizione numero 66 del Festival di Sanremo è vinta da Stadio! Allora, Giovanni e Deborah. Presenti, dobbiamo uscire da qui. Presentissimi, grande gioia. Era un tremare continuo. Quando poi fai Sanremo per la prima volta e raggiungi un posto così, c'è solo che ringraziare sia tutte le persone. Scusate. Da questo dopo una settimana di festival, con questo risultato. È chiaro, è bellissimo. Sì, ciò. Siamo veramente felici anche per tutte le persone, tra virgolette, invisibili che ci permettono di fare questo meraviglioso lavoro che non è un lavoro ma è una vocazione. Quindi noi lo facciamo con semplicità, mettendoci al servizio della musica. E questo per noi è il nostro modo per dire grazie veramente a tutti. Grazie, grazie, grazie di cuore. Tutti i nomi che ho sentito, che avete citato, voi, così come Dalla, e tutta la musica italiana che secondo me dovremmo imparare ad amare, è il segno che l'Italia ha una grande identità musicale, una grande storia, e dobbiamo riappropriarci di questa storia ed essere coscienti che l'Italia ha un suo suono, ha un suo cantautorato, ha una sua tradizione, quindi viva la musica italiana. Bravo. Deborah, scusami. Beh, già, diciamo che Giovanni ha detto tutto quello che... No, come ho detto prima, per me è il primo Sanremo. Io non sono onorata di più di stare a fianco agli stadio, perché sono pilastro portante della nostra musica italiana. Come loro, e concordo con tutto quello che ha detto Francesca, perché quest'anno il cast era un cast abbastanza forte, c'era di tutto, c'eravamo noi giovani, che anche se siamo nella classe campioni ancora abbiamo tanto tanto da imparare, e la strada è tanto tanto lunga. Anche perché gli stadio caro riceveranno il premio della sala stampa, ti davano per vincitori. Ma noi, guarda, per noi era già una vittoria essere qui stasera ed esibirci. Salire sul podio è un sogno, siamo giovanissimi, abbiamo 24 anni, qui c'è la storia della musica italiana e siamo lusingati di essere su questo podio insieme a loro, quindi grazie. Ma poi io mi ricordo di Deborah che non attraversavi un bel periodo. Quando? Ultimamente non attraversavi un bel periodo. No, non attraverso un bel periodo. Per consegnare il premio? È il mio primo festival e salire sul podio è una grande soddisfazione.
Io mi ricordo che si erano addirittura dimenticati, davano per vincitori della tua edizione di Arjack. E invece avevi vinto tu. Questi sono errori. No, io ho vinto, simpatici, ho vinto il talent e sono felice. Però per me adesso inizia un altro percorso di crescita. Io voglio crescere. Ecco, io voglio crescere. Mamma, che ero piccola. Allora, è bello, perché quando tu hai detto un'altra giamba prima, perché me l'avevano detto che tu, cioè, evidentemente dentro di te le persone che capivano che tu non stavi sfruttando il talent come doveva essere sfruttato secondo l'industria musicale, perché eri un attimino diversa dal resto. Sì. E quando ti ho detto altre giambe, tu, in che senso? Sì, sì, è vero. Sì, perché in realtà io davvero ho vissuto quell'esperienza come se fosse una scuola, in realtà. Io volevo imparare, volevo. E poi erano anni che provavo ad entrare, ma non per diventare qualcuno in realtà, ma semplicemente perché sapevo che avevo a disposizione persone che mi avrebbero aiutata. Bene, qui alla fine tu dici, era il 2016, voglio crescere. Come sei cresciuta? Sicuramente di età, perché gli anni avanzano, io lì ero anche più piccola, avevo 24 anni, quindi anni sono passati, ma adesso sei anziana ormai. Però mi sento sicuramente più consapevole di essere oggi una donna, e sono riuscita ad avere quella sicurezza anche, che sicuramente qualche anno fa non avevo. Ecco, allora io oggi è stato complicato perché è un cinghiale con la tecnologia, sì. Però ci sono riuscito. Okay. C'ho un messaggio di Giovanni per te, che mi ha mandato oggi. Tra l'altro voi avete fatto una cosa insieme per la Sicilia. Noi abbiamo fatto Sicilia per l'Italia, che è stata questa canzone di Natale, uscita a Natale proprio, scritta da Caballà, un autore siciliano, bravissimo, insieme a tanti artisti e amici, tra cui Giovanni, Mario Biondi, Mario Venuti, Carmen Consoli, tantissimi. E per me è stato un onore partecipare, perché riuscire a trasmettere tramite la musica anche sicuramente un po' il periodo difficile che stiamo vivendo, e riuscire a dare serenità un po' alle persone, non fa mai male. Sicuramente questo è stato un Natale diverso dagli altri, ma sì. Siamo stati vicini anche se distanti. Allora io non so cosa dica, ma veramente non so cosa dica, perché è due giorni che gli dico: vuoi fare questo video? E alla fine mi ha fatto vedere le foto. Queste sono le foto. Dice: sì. Vedi, sto preparando tutto bene, telecamere professionali, questo è caccamo, no? Hai capito? Sì, sì, ma lo conosco benissimo. Lo conosci? Lui è uno molto puntiglioso nelle cose. Sì, esatto. E quindi alla fine è riuscito a mandarmi il video, che eravamo già in programma, quindi non so cosa lui dica. Quindi ecco qui, questo è caccamo, che ha mandato un brevissimo messaggio per te. Eccolo qua. Ciao Deborah, ciao Red, spero questa intervista stia andando nel migliore dei modi, anzi ne sono certo. Questa è una piccola sorpresa per Debbie, un grande bacio e un saluto speciale per te. Ricordo con grande gioia tutti i momenti trascorsi insieme, importanti per la nostra carriera. Ti auguro ogni bene per questo nuovo capitolo musicale, ascolto spessissimo i tuoi ultimi brani e spero di riabbracciarti prestissimo. Un bacio a te, un bacio a Red, viva l'arte e viva la musica. Ciao! Ecco, questo è. Adesso però io ti voglio chiedere una cosa, ma noto che lui nella scenografia ha messo il Leone di Sanremo. Sì, perché lui ha vinto? Ha vinto Sanremo Giovani. Ah. L'anno prima, per quello ti dico, lui per me era il primo anno a Sanremo, la prima volta, per lui era la seconda, perché l'anno prima aveva vinto i Giovani. Però vedi come è messo, vedi la scenografia come no, è ma lui cioè, guarda qual è questo, la telecamera che mi sta puntando adesso, quella è quella. Ma Giovanni, ma io ti conosco benissimo. Cioè, hai visto come tutto. Sì, lui è ordinato. Pensa che quando noi eravamo a Sanremo insieme, che è stata un'esperienza allucinante, quindi una settimana io ho perso 2 chili lì, ma lui era ordinato. Cioè lui è una persona ordinata, lui segue gli orari. Cioè, per esempio, la sera lui alle 9 già dormiva, ed è vero questo, lui alle 9 già dormiva, io no, io
forse avrò dormito 2 ore a notte, perché io ero troppo agitata, avevo quell'adrenalina, quell'entusiasmo, che ovviamente lui era invece in pace con se stesso, capito? E alle 9 andava a dormire. Senti, che cosa mi fai adesso, Deborah? Adesso faccio un pezzo che mi ha scritto una grande artista, che è Fiorella Mannoia, un'amica speciale. Ma già, perché tu dopo, mi ricordo, sai perché mi ricordo? Perché dopo che tu vincesti Amici, io parlai con Fiorella e le proposi, dice, secondo me tu, Fiorella, dovresti fare qualcosa con uno di questi, c'era una brava cantautrice giovane, e lei mi ha detto, sto già facendo, con Deborah Jurato. E dico, ah, ok. Sì, lei, in realtà ti racconto questo piccolo aneddoto, la faccio breve, ma... Ma falla qui, cioè, tu hai fatto trasmissioni televisive tante, qui è un po' diverso. Sì, qui siamo tranquilli, siamo amici. Ma, guarda, in realtà mi era arrivato questo pezzo, anche se fuori inverno, e non mi avevano detto chi fosse l'autore. Però mi dicevano solamente, è una persona che ti segue, che ti vuole bene, quindi io pensavo, ho detto magari è un amico, una persona che comunque mi segue e mi vuole bene, sarà, non lo so, una persona che mi conosce davvero. Per un mese, credo, tutti non volevano dirmi chi fosse l'autore. Io ho scoperto solo quando mi è arrivato il fisico e... Pensa che non ho guardato né copertina, né come sono venuta in foto, né quanti pezzi c'erano nel disco. Il mio unico obiettivo era capire chi era l'autore del pezzo di Anche perché se fuori inverno. Perché cioè, tu hai pubblicato il disco senza sapere che fosse un pezzo della Mannoia? Sì, cioè io il disco l'ho fatto dentro la scuola di Amici, quindi è uscito durante il serale di Amici. Sì. Fino a quando io non ho avuto il fisico in mano, io non sapevo che Fiorella era l'autrice del pezzo. Quando me l'hanno fatta ascoltare per la prima volta, c'era Carlo Di Francesco in stanza, e io ho pianto come una bambina, perché ho detto, ma questo pezzo mi sta descrivendo, sono io. Perché avevo preso un po' di sicurezza, anche se fuori inverno io mi sento bellissima, mi sento più sicura, non ho paura e sorrido. Poi per me ridere, scherzare sono elementi fondamentali nella mia vita e nella mia carriera, piccola ma per me fondamentali. E quindi quando poi ho scoperto che è stata Fiorella Mannoia, figurati, doppio pianto, perché una soddisfazione grandissima. Quindi oggi la fai con un'altra consapevolezza. La faccio con un'altra consapevolezza grande. E sei con grande. un altro mood. Oggi sei grande. Grazie. Lascia qui il microfono. Deborah Jurato, in questo pezzo che Fiorella Mannoia ha scritto per lei, e lei ha registrato senza sapere neppure che l'avesse scritto Fiorella Mannoia. Mi ritrovo a volare fino a toccare il cielo, tutto sembra possibile, tutto sembra più vero. Trovo anche il coraggio di specchiarmi nei tuoi occhi, perdo ogni timidezza e non c'è ombra che mi tocchi. Solo pochi minuti che sfiorano l'eterno, finalmente respiro, finalmente mi sorprendo e vivo. Anche se fuori è inverno, io mi sento bellissima, mi sento più sicura, non ho paura e sorrido. Anche se fuori è inverno, fuori inverno, oh, 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 oh. E la mia voce volerà fino a toccare il cielo, e la mia voce volerà, mi sento già bellissima. Oh,
che se fuori è inverno io mi sento bellissima, mi sento più sicura, non ho paura e sorrido. Anche se fuori è inverno, che bello, eh? Poi sembra quasi, torna qui perché mi piace, quando sei qui, perché di là col microfono eccetera, no? Sai che cosa? Mi sembra che tu questo brano, tu lo dipinga con colori ad acquarello. Sì, è un brano che mi appartiene tanto, che... anche se non l'ho scritto io in realtà, ma sento che forse è il brano che mi appartiene di più. E oggi sicuramente lo canto con una consapevolezza diversa. Ma Voglia di gridare, che hai fatto prima, è il primo pezzo che tu hai scritto? No, il primo pezzo si chiama Supereroi. Tutto questo progetto in realtà nasce per caso. Io... Ma tu hai un disco? No. Non ho un disco, perché ancora non è un disco, perché tutto sta nascendo step by step, piano piano. All'inizio, quando hanno chiuso tutto, ovviamente la prima settimana io non avevo voglia di fare un bel niente. Mi adagiavo sul divano, guardavo delle serie TV e poi andavo in cucina a cucinare piatti tipici siciliani, per non perdere mai la tradizione. Invidio il tuo compagno. E quindi cucinavo tante cose che prima o poi ti farò assaggiare. Io sì, sono cosa una cucini? Io sono vegetariano, però vegano. Vegetariano. Vegano, che... sì. Perfetto, va benissimo. Vegano. Cioè, si qual può è fare... il tuo piatto tipico? Visto che... No, tipico non lo puoi mangiare. No, il tuo, piatto che posso mangiare, che, in cui tu... La che... scaccia. E cos'è la scaccia? La scaccia ragusana. La scaccia ragusana è una cosa che è difficile spiegarti a parole, ma è una specie di calzone, però con dentro il ripieno di spinaci, patate, la puoi fare in vari modi, pomodoro, caciocavallo, che serve un formaggio ragusano, li puoi fare in vari modi. Ah. E quindi io mi sono concentrata a... Cioè tu dici, ok, mi obbligano a stare in casa, riappropriamoci delle mie radici. Esatto, ho iniziato a fare quello che faceva mia nonna e mia madre. E chiamavo anche in videochiamata, perché ovviamente io tante cose non le sapevo fare. Quindi mia nonna, che magari a volte non mi sentiva bene, urlava, ci devi mettere il lievito, cioè, capito? Queste cose così. Però poi... fatta la cucina, mentre stavo seduta sul divano, ho iniziato a scrivere delle frasi, che in realtà è come quando ero piccolina, che sai, si scriveva sui diari, sì. I momenti. Qual è la prima frase che hai scritto, che ti ha colpito, che hai detto, ma è bella? La prima frase che ho scritto è "perché da soli io e te". Questa è stata la prima frase che ho scritto. La primissima. Beh, certo, eravate da soli in casa. Esatto, bravissimo. Quindi "perché da soli io e te", ma c'è anche la storia del cane. Io ho un cagnolino in casa, piccolino, maschietto, che per me è mio figlio. E quindi volevo raccontare il quotidiano. E quello che si fa durante la giornata. Quindi scrivo queste frasi non pensando che queste frasi potessero diventare delle canzoni. E poi insieme a Placido ci siamo messi a creare. E lì sentivo quel bisogno di far uscire fuori qualcosa che mi appartenesse, perché alla fine racconto quello che sono i miei momenti, la mia vita, i miei stati d'animo, e quindi mi sono messa a nudo e ho raccontato la verità. Perché c'hai un tatuaggio con scritto 1962? È l'anno di mio padre ed è la mano L'anno in cui è nato tuo padre? Sì. Ma allora se n'è andato presto. Sì, 56 anni. Ma improvvisamente? Con una malattia. Ah.
E quindi ti sei tatuato il... Io ho diversi tatuaggi, ti posso anche spiegare, tutti hanno un significato, non certo, sono mai fatti a caso. 62 me l'hai detto, poi? Questo che è un cuoricino. Fallo vedere di qua, questo è un cuoricino. Perché piccolo. Io porto la fede di papà e quindi è attaccata la fede di mio padre. Poi dietro vedo una scritta. Qua a volte capita, che è stato il mio primo singolo, il mio primo pezzo ad amici, in realtà è stato il mio primo, la mia prima canzone, quindi l'ho tatuata. A volte capita? Questo l'ho fatto, ero a 18 anni, il primo tatuaggio, fammi la vedere. Musica per me era, la musica, fammi vedere. Pur di farmi, non ne vado fierissima di questo, nel senso che pur di farmi un tatuaggio volevo farmi la nota musicale, perché la musica... Ma a 18 anni tu ti fai un tatuaggio, il papà e mamma erano contenti? Gliel'ho chiesto. No, gliel'hai chiesto? Certo, no, io non facevo mai niente di... Una brava bimba sei. Sì, no, poi... Insomma, cioè, avevo anche i miei difetti, non è che... Sì, no, però no, diciamo... No, abbiamo una figlia noi che... No, però diciamo che... Senza... Vabbè. No, seguivo quello che mi diceva mio padre e mia madre, che devo essere brava, sincera. Brava. Però siccome volevo un tatuaggio piccolino e quindi gli ho detto, pur di farmelo fare perché loro non volevano, gli ho detto la storia della musica, ho detto per me la musica è la mia vita, quindi io devo tatuarmi questa cosa, e poi loro hanno detto sì. Poi ne ho altri, non ne ho tantissimi, ma ne ho altri. Gli altri tatuaggi cosa sono? E gli altri, sul piede c'ho in realtà tutte le iniziali di mia madre, mio fratello, mio padre e mia sorella. È una famiglia, siamo 5. Beh, non è numerosissima. No, però diciamo che siamo cresciuti bene. Ma abiti bene. Sul mare tu o dentro? No, abito, sì, in centro, Ragusa città. Ok, cosa significa nascere siciliana? Cioè nel senso, per uno che vuol fare musica, non è nascere a Milano. No, sicuramente è più complicato, perché anche i pregiudizi a volte... giù sono la cosa che... Quali pregiudizi? Guarda che io trovo che a volte che giù, cioè si pensa che il sud sia più indietro, ma a volte... No, però magari se tu... Adesso ovviamente è cambiato, è cambiata la generazione, è cambiato il modo di approcciarsi ad ogni forma d'arte, però sicuramente... ci sono sempre stati dei momenti magari dove la gente non credeva che tu potevi fare questo nella vita, capito? Che potevi farti una carriera con la cosa che amavi di più, per la tua passione, inseguire un sogno. A volte ti dicevano, ma dai, tanto non ce la farai mai perché è impossibile. Invece quando uno è testardo e ci crede davvero, secondo me deve inseguirla quella cosa lì, perché prima o poi arriva, è una questione di tempo. Ma tu hai mai cantato le canzoni in siciliano? No, in siciliano no. Cioè Rosa Balistrieri, queste cose. No, però mi piacerebbe tantissimo. Mi piacerebbe tanto realizzare anche qualcosa in dialetto siciliano. Mi piacerebbe tantissimo. Poi io sono anche amica di Mario Incudine. Grandissimo artista, conosco molto bene. Esatto, e l'ho visto anche live, lui è fortissimo in quello che fa. E mi piacerebbe tantissimo riuscire a fare qualcosa in dialetto siciliano. Chissà. Beh, intanto potresti mettere nel tuo repertorio una canzone di Rosa Balistrieri. Assolutamente, lo farò. Cuti Ludissi, ad esempio. Una... Come si chiamava il... Mocarta. Cos'è Mocarta? I Concerto è un gruppo siciliano. Questo pezzo famoso Mocarta, giusto? Mocarta. Tipo di confusione. Cioè, ma scusa, ma il tuo amico qui è siciliano anche lui? Sì, lui è anche lui. Ah, su tre siciliani? Siamo tre siciliani, di cui lui è di origini siciliane, ma di Catania.
Catania, okay. Ma di Catania mi piace perché Catania è sempre, ma perché Catania la vedete tutti? Perché i palermitani Catania dicono che è una cosa pazza. No, tutta Ragusa dice lui è di origine scema di Catania. Io ho tanti amici catanesi, origine, cioè lui viene da, però vive a Bologna da una vita. Anche lui in realtà è di Vittoria. E dove è Vittoria? Provincia di Ragusa. Ah, ma dove l'hai incontrato? L'ho incontrato, l'avevo incontrato in realtà in Sicilia così velocemente, anzi addirittura io pensavo che siccome lui magari tu, amici in comune me lo davano come Placido Salamone, dico vabbè avrà 40 anni, 50 anni, non lo so, quindi quando l'ho visto no, era piccolino in realtà. E poi sono entrata da amici e lui mi ha fatto tutte le chitarre del disco. Ah, lui? Lui, perché si conoscevano con Lavezzi, Lavezzi era il mio produttore. Sì, lo so. E quindi da lì mi sono trovata tutte le sue chitarre nel disco e siamo andati in tour insieme. E abbiamo lavorato insieme, continuiamo a lavorare insieme. E così, è tutto un circolo. Ah, ok. Continuiamo a lavorare insieme. Casa e bottega. Casa e bottega, se vuoi metterla così. Senti, che cosa fai adesso? Adesso faccio un pezzo. Perché ridi? Perché mi fai ridere, perché in realtà tu vorresti sapere qualcosa. No, io mi fermo sempre. Guarda, sei tu che fai tutto, io... No, casa e bottega mi piace. Casa e bottega ti piace, ok. Adesso ti faccio ascoltare Supereroi, che è il primo pezzo che ho scritto, che non è stato un singolo, ma è stata un'introduzione a questo nuovo percorso artistico. Ok. Allora, Deborah Jurato sale sul palco, si accomoda lì, cioè perché in noi la cosa bella è che qui tutto è così in maniera bella, informale. E si chiama Supereroi, è il primo pezzo che lei ha scritto. Davvero ti guardo e non sembri nemmeno di qua. Cammini con occhi puntati al cielo, cadi e riparti da zero. Sei pioggia che cade in libertà. Adesso canto, scrivo, parlo, a volte piango. Mi dici che parlo tanto, parlo e non mi stanco. Chiudi la porta e andiamo. Facciamo due passi col cane che male non fa. Mi dici fai presto, tra poco torniamo. Pensavo dicessi ti amo e ti incazzi se esco di casa col trucco a metà. Ma adesso canto, scrivo, guardo e non mi stanco. Perché da soli io e te non siamo mica dei supereroi. Non siamo soli io e te. Ci svegliamo tardi, facciamo sogni più grandi di noi. Più grandi di noi. Facciamo sogni più grandi di noi. Facciamo sogni più grandi di noi. Più grandi di noi. Perché da soli io e te non siamo mica dei supereroi. Non siamo soli io e te. Ci svegliamo tardi, facciamo sogni più grandi di noi. Soli io e te.
supereroi. Non siamo soli io e te, ci svegliamo tardi, facciamo sogni più grandi di noi. Deborah Jurato, Alberto Sansò alle tastiere, agli almenicchi vari, non so che cosa sia, e Placido Salomone. Vieni qui, Deborah, vieni qui, perché, dunque, tanto per cominciare, ti do dei prodotti Mielizia, perché Mielizia, perché una persona come te deve avere... Assolutamente, assolutamente, prendo il microfono. Ok. Quindi c'è del miele, c'è di tutto, anche perché voi in Sicilia il miele è importante. Eh sì, il miele, le api sono importanti. Assolutamente sì, tra l'altro in realtà io me lo porto proprio miele artigianale da giù, ma questo qui è no, pazzesco. Questo è tutto bio, guarda. Infatti è bellissimo. È sai che cosa? Queste sono bustine, guarda, queste sono bustine, di modo che tu puoi zuccherare con il miele invece dello zucchero. Bellissimo, grazie. Poi se vuoi delle barrette, se vuoi della confettura, cioè c'è della roba pazzesca. Io ancora non ho capito, me lo spiegano sempre, no? Non c'è quella alle fragole, però ci sono. Però io amo i mirtilli. Tu ami i mirtilli, allora quello è tuo. Mirtilli. E poi dopo preferisci questo. Bellissimo. O miele di questi, castagno. Acacia. Ok. Biscotti. Frullini. Scusa, frollini. No, ma è come tutti naturali. Però se devo posso scegliere un sì. Pacchetto, gocce di cioccolato. Lo sapevo, sono tra i più buoni. grazie allora, mille. Adesso però io ti lascio mentre tu vai via. Io voglio fare una cosa, voglio mostrare il tuo video. Sì. Perché io ti ho scoperto, allora devi sapere che io... Ti ho scoperto a Sanremo, non sapevo neanche che tu avessi fatto Amici, sì. Perché non guardo i programmi. Okay. Il tuo nuovo corso l'ho scoperto perché Filo, che è il regista, sì. Mi ha fatto vedere un video sì. Che ha fatto lui. Sì. E dici, ti voglio far vedere un video perché... E guardando il video, ho guardato il video con attenzione perché l'aveva fatto Filo, quindi ero curioso di vedere come lavorava, perché ho delle responsabilità. Certo. Sta crescendo qui, cavolo, eh. Quindi sai, devo seguirlo, quel ragazzino lì. E mi è piaciuto, per quello ho detto, ma falla venire, che tipo è? E lui mi ha detto, sono persone deliziose. Io ringrazio Filo. Beh, Filo è stata una scoperta per me, non solo a livello lavorativo, ma anche personale, umano. Sì. E noi ci siamo trovati bene sin da subito. Sì, non t'allargare perché dopo vuole l'aumento. Ok, allora mi sto zitta, va bene Filo? No, scherzo. No, però è stato in gamba e io sono davvero felice di aver collaborato con lui e comunque del risultato che ne è venuto fuori, che per me era quello che volevo, che desideravo. È un video semplice, semplicissimo, però, bello. Semplicissimo, però mi piaceva l'idea di riuscire a far capire che a volte lo sguardo, uno sguardo può dire più di tantissime parole. Prima di vedere il video ti dico che qualsiasi volta tu voglia venire qui, visto che adesso sei la strada, sì. Sei la benvenuta. Grazie, io ti ringrazio davvero di cuore perché dopo... un periodo così senza live, senza musica, stare qui e fare musica dal vivo veramente mi ha regalato una gioia immensa. Grazie. Deborah Jurato, questo è il video di Voglia di gridare. Deborah Jurato. Voglia di gridare come quando mi porti al mare. Voglia di gridare come quando mi porti al mare. Voglia di gridare come quando non so nuotare. Mi piace proprio tutto di te. I tuoi discorsi in riva al mare. Fare l'amore micidiale. Quando ti vesti e te ne vai. Mi piace proprio tutto di te. Ma se ti cerco e non ci sei, e non mi chiedi come stai, mi parte una musica in testa che fa. Senti il rumore, l'effetto che fa.
mi fa incazzare. Parlami, parlami, ma non dirmi cosa devo fare. Cosa devo fare? Non riesco a fare a meno di te. Quando ti svegli la mattina presto, quando mi dici guarda fa lo stesso, quando mi dici guarda fa lo stesso, mi chiami e poi mi chiedi un caffè. Sei sempre stanco e stai seduto lì, come se ogni giorno fosse lunedì. Mi parte una musica in testa che fa. Deborah Jurato, questo è il video di Deborah Jurato. E prima di entrare in un altro mondo, che bella persona, prima di entrare in un altro mondo, prima abbiamo parlato di cose naturali, di miele, di mielizia, e la cosa bella è che io pubblicizzo prodotti che mi appartengono, cioè veramente mielizia. Io stamattina ho fatto come tutti i lunedì mattina, perché il lunedì per me è un modo di dire stasera c'è il premiato circovolante del Barone Rosso, e quindi io su Instagram, eccolo qua, stamattina ho fatto vedere la colazione. Questa è la mia colazione, che era fatta con, fra l'altro la cosa bella è che, e l'ho scritto, che la confettura alla fragola, che qui non c'è, ha il 101% di fragola. Poi mi ha spiegato il perché è più del percentuale, perché è tutto naturale, tutto bio, eccetera. Fra l'altro, sono sempre, anche questa settimana mi è arrivata una petizione per salvare le api, no? Ci sono tante petizioni per salvare le api sono importantissime, il lavoro delle api è importantissimo, al di là del fatto che producano il miele, è proprio un lavoro importantissimo quello che fanno socialmente, perché... cioè socialmente, per la vita, perché impollinando sono quelli che permettono che la catena della vita continui, e quindi che ci siano, che nascano altri fiori, nascano altre piante, nascono di conseguenza altri frutti. Conapi è la più, credo sia la più grande cooperativa o associazione di apicoltori che c'è, sicuramente in Italia, ma credo in Europa anche, e hanno tantissimi prodotti. E la cosa bella è che si possono acquistare anche online. Questo è il sito mielizia.com. Qui ci sono tutti i loro prodotti, eccoli qua, prodotti. La nostra produzione, eccoli qua, ci sono mieli, ci sono confetture, c'è il libro anche che ho fatto vedere prima, ecco. E un'altra cosa è che, parlando con loro, da quando Mielizia parte del premiato circolare del Barone Rosso, ecco qua, io, se voi fate un ordine, io adesso ho messo tanta roba, ho messo mieli, confetture, frollini, integratori, c'è di tutto qui. Proprio ho fatto tanto, perché il primo ordine ha il 15% di sconto, quindi da 292 è 41 euro di sconto, e quindi andiamo a 250, spedizione gratis di Barone Rosso. La cosa che dovete fare è, dovete scrivere Barone Rosso qui, io adesso scrivo Barone Rosso e mi dirà che chiaramente io lo sconto l'ho già avuto. Vediamo un po', aggiungi. E cosa dice? Ecco, questo buono sconto si trova già nel tuo carrello, però dovete scrivere buono sconto nel coupon. Questa è Mielizia, grazie Mielizia. E adesso, Andrea Santo Anastaso. Andrea Santo Anastaso, tanto per cominciare, ciao bambino, quanto sei deluso dal fatto di non poter svolgere la tua arte?
Allora, aspetta. Ecco. Lo dico in francese? Dillo in francese. Sono incazzato nero, oltre che deluso. Perché? Perché non è possibile, perché non posso fare quello che so fare, che è fare teatro. Perché non ci riesco, perché me lo impediscono da un anno intero. L'ultima volta sono venuto da te più o meno un anno fa a parlare di uno spettacolo col quale stavo girando l'Italia, che non gira più da un anno più o meno, perché qualche data d'estate siamo riusciti a farla, ma soprattutto perché mi impediscono di fare quella, mettere in pratica quella forma. Io gestisco un piccolo teatro da 100 posti. Dove? A Vignola, si chiama Teatro Cantelli, piccolo. 100 posti, lo gestisco, faccio la direzione artistica, organizzo gli spettacoli con gli amici, artisti, eccetera. Fai un cavolo in questo periodo. No, una piccola scuola di teatro dentro al Teatro Cantelli. Neanche quello si può fare. No, poi faccio spettacoli, questo che porto in giro, che si chiama Mi chiamo Andrea, faccio fumetti che parla della vita di Andrea Pazienza, e stavo per debuttare l'11 novembre, avrei debuttato con uno spettacolo su Pertini che si chiama Sandro. Avevo appena debuttato il 24 ottobre con uno spettacolo prodotto da Emilia Romagna Teatro che si chiamava Abecedario per imparare a vivere. Neanche quelli li posso più fare. Se vuoi posso dirti il numero di spettacoli che ho perso, ma non è tanto quello, sai. È una buona cinquantina di repliche. Poi non solo, ma non è tanto quello, guarda, che è la cosa frustrante. Senti che subito mi viene il fiatone. No, ma perché, cioè, io non lo posso, io lo voglio fare, io sono disperato, capito? Non è, si dice, sei disperato perché piangi o ti disperi. No, sono proprio incazzato, io lo devo fare, io devo continuare a portare emozioni in un posto come il teatro, perché è un'educazione al bello. Mio figlio, che ha 10 anni, Red, disimparerà il bello, non sa più cos'è il bello, perché passa le giornate davanti ai tablet, o meglio non lo fa perché io glielo impedisco e quindi per fortuna leggiamo, ma non sa più cos'è il bello. I ragazzi, i miei allievi di teatro di 16-18 anni non lo sanno, lo dimenticheranno, finiranno per dimenticarlo, sono chiusi in casa, non è possibile. Prima sentivo, grazie a Michele Conte, che parlava del quelli che non possono più fare il lavoro, non possiamo più lavorare, quindi parlava di qualcosa anche del mangiare, del vivere, del potersi nutrire, perché certo, guadagni dei soldi. Io invece parlo di una nutrizione, quella certo c'è ed ha, quello è un problema, ma il problema è proprio la nutrizione dell'anima. La mia anima è un anno che mi hanno spento l'anima, la mia e quella di tutti quelli che fanno il mio lavoro e di tutti quelli che, grazie al mio lavoro, diffondevano, raccontavano emozioni, e gli altri, ascoltandole, le imparavano, crescevano. È come se di colpo ti avessero troncato un lato della tua crescita. Non cresciamo più, diventiamo delle cose inutili, noi esseri umani. Prima parlavamo della terra, parlavate della terra, e questo fa parte della terra, di quello che siamo dentro di noi. Noi siamo questo, siamo capaci di emozionarci, di provare emozioni, di raccontarle, di condividerle con gli altri. Ce lo state impedendo, aiuto, capito? Ma non aiutate me, aiutate voi a farmi fare il mio lavoro, perché se voi aiutate me a fare il mio lavoro, io vi faccio diventare più belli. Lo so che è presuntuoso, ma è così. Vi aiuto a diventare tutti più belli, perché il mio lavoro è quello. Per fortuna, in mezzo a mille pareri che si possono avere, per fortuna benedette le persone come te, cioè che al di là del condividere o non condividere, meno male ci sono quelli come te che in 3 ore e tante ore in più durante la settimana ci permettono di riabituare la nostra anima al bello, sentire la musica. Questa sera in più mi permetti anche di raccontare delle cose teatrali, per fortuna, perché se no è finita, cioè veramente finita. Il problema è, vogliamo fare i dietrologi, no? E pensare, c'è qualcuno che ha un disegno per farci costringerci a questo? Io non lo so se c'è, ma se c'è, in tanti gli rompiamo il culo. In tanti, tutti insieme, se c'è questo disegno. Se poi il disegno non c'è, è semplicemente che si è distratto questo qualcuno e pensa ai cazzi suoi e si è dimenticato di noi. Andiamo a picchiargli dolcemente sulla spalla la prima volta, dolcemente la seconda, la terza gli diamo un colpo qua dietro per dirgli: oh, io sono qua e senza di me tu non vivi.
perché ti imbruttirai, imbruttirai gli altri, quelli che sono intorno a te, e piano piano morirete, vi spegnerete, diventerete neri, brutti, capito? Ma forse quello al quale tu vuoi andare a dare un pacchettino sulla spalla, lui ha tutto l'interesse che la gente abbruttisca. E lui ha tutto l'interesse che la gente abbassi le difese immunitarie, perché stare bene significa alzare le difese immunitarie, sì, sì, essere positivi. Io ho la sensazione che è come quando c'è uno che è un po' più in alto, c'è uno più in basso, la sensazione è quello in alto faceva con la corda, tirava su quello un po' più in basso, poi improvvisamente quello in basso ha tagliato quella corda, ne ha messo un'altra, gliel'ha legata al collo quello lassù e adesso lo tira giù, e la sensazione è che ci stiano tirando giù, sempre più giù. Allora io veramente ho, poi vedi come sono, io sono un bambino, nonostante i miei 53 anni continuo a essere un bambino, ho la voce da bambino, mi emoziono come un bambino quando racconto tutto sempre, però come un bambino ti dico appunto basta, basta, come quando mio figlio Pietro mi dice papà basta, dopo un po' quando esageri basta, è così, come un bambino, capito? Li vogliamo spegnere? Cioè li vogliamo impedire di? Tu mi dici forse c'è qualcuno che lo vuol fare? Ok, forse siamo di più di quel qualcuno lì, forse l'unione può far la forza, è l'unica, è rimasta veramente l'ultima speranza. Poi io c'ho questo dono del disegno e quindi ogni tanto nella mia camera disegno delle cose e le diffondo. Sai cosa ho scoperto? Quando è cominciata questa roba, mettevo i disegni sui social, i miei disegni sui social di lamento, all'inizio lo condividevano in 3-4 persone. Oh, pian piano stanno aumentando tantissimo, E un sacco di gente che magari all'inizio mi diceva ma no, sei pazzo, dai, ma guarda, ma non esagerare. Dove non dire mettevi? Su che ne so, su Facebook, se vai su Facebook c'è una pagina, si chiama Mi chiamo Andrea faccio fumetti, che è una pagina che ho creato appositamente per, ma se vai sulla mia pagina Andrea Sant'Anastaso di Facebook li trovi, ne ho fatti parecchi. Una volta ho disegnato mio figlio con me davanti a una finestra che diceva, io davanti a una porta, io gli chiedevo Pietro cosa vuoi per il tuo compleanno, l'ho disegnato a maggio dell'anno scorso perché Pietro compie gli anni il 23 maggio, gli ho chiesto Pietro cosa vuoi, vale, per il questa è la tua pagina, sì, no, quella è la pagina, no, quello è, sono io, ma ecco quello, mi chiamo Andrea faccio fumetti, va. Se vai lì, no, aspetta un attimo che ci vado, aspetta così. Un attimo vai tanto e niente, okay. Sì, ho disegnato me e Pietro davanti a questa porta e io Pietro gli chiedevo cosa voleva come regalo di compleanno e lui, quello è una dedica a Frau Blücher che se n'è andata, scendi, guarda, ne vedi, ecco, guarda, questo qui l'ho dedicato a quando ho saputo che Sanremo forse lo facevano col pubblico. Il quarto teatro è bello, il quarto teatro. Ho pensato andiamoci è quello il che quarto stato, il quarto teatro. Vedi, andiamo, io, sì, Sanremo. Io disegno così, mi metto lì con la matita e via, vai scendi, Giove scendi. Si legge, sì, sì, qui abbiamo fatto delle letture, questo è il mio spettacolo su, ecco, quello è come ci hanno ridotto, guarda, sali su Red, quello lì è come ci hanno ridotto, vedi com'è che quell'attore lì com'è tutto indistinto e macchiato, sì, sì. È così, non può più far sentire la sua voce, che invece è una voce di, ecco, questo è un gatto che sbadiglia e si rompe le palle di stare chiuso in casa. Ah beh, certo. ce n'è. Questa è, guarda, è il Natale, ho dedicato il Natale ai nostri governanti. Lo addobbiamo l'albero di questo 2020? Che puntale ci mettiamo? Quante palle? Gli addobbi ci penso io, tesoro. Ah, vedo che la punta è bella. No, perché lo scopo è far fare un sorriso sempre. Guarda, quello era qualcuno che secondo primo, me... ho seguito la lettera e l'indicazione di correre di Corriere.it durante la cena di Natale. Secondo, eravamo in quattro con mascherine distanziati, aprendo le finestre 10 minuti ogni ora. C'erano 0 gradi. Terzo, ho preso la polmonite, ma non quella Covid, quella normale. Adesso la febbre 40, la tosse non respiro, ma niente Covid. Perché è quello, No, non è quella roba lì. Sì. Questo è quando se n'è andato Paolo Rossi, gli ho dedicato una tavola. E adesso, Presidente, ma davvero non ci prendono più? Sai, il famoso non ci prendono più, perché Pablito, quando lui segnò insomma il terzo gol alla Germania, Pertini disse non ci prendono più, tutta Italia vide quel labiale, e lui diceva non ci prendono più. Allora l'idea, quando se n'è andato Paolo Rossi, col quale mi onoravo di condividere un'amicizia... Ma secondo te, se noi gli diciamo a Savi Bellarotti Marron, loro lo capiscono? No, lo capiscono o capiscono? Ma no, gliene frega qualcosa? Il sospetto, cioè, un anno è non più. Il tuo sfogo, bellissimo, è quasi una pista teatrale, andrebbe isolata, e probabilmente lo farò. Il tuo sfogo
serve a qualcosa? O sì, questi sono talmente che non gliene frega un cazzo? Io penso che forse abbiano ancora un po' bisogno di noi tutti, della massa, di noi, noi massa. Io mi sento parte di una massa, che è una cosa bellissima. La massa è sempre stata una cosa che ha sempre avuto un connotato negativo, ma per me l'ha sempre avuto da una parte positivo. Penso che ne abbiano ancora un po' bisogno. Ci devono forse controllare, non lo so, ma un po' bisogno di noi ce l'hanno. Allora la sensazione è, se anche solo hanno bisogno di noi tanto così, togliamogli anche quel tanto così. Che cacchio fai? Dopo chi comandi se non c'hai più nessuno da... Se la stanza rimane vuota, chi dà gli ordini? Ma loro non gliene fregano niente. Cioè loro non gliene frega niente, scusa, eh? Tanto a votare non ci puoi andare. Quindi sì, non puoi neanche cambiare. No, no. Ci hai capito? Gestiscono, ti dicono tutto quello che vuoi. Ormai qualche... sei indebitato. Fino al collo. Fino al collo. Sei indebitato tu personalmente. No, no, l'anima. Sì, 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 sì. E poi tanto tolto la voglia di reagire. Meno male che c'è Red Ronny, cazzarola. No, ma che cazzo c'entro io? Però tanto tolto la voglia di reagire. No, quella non è vero però. Quella non me l'hanno ancora tolta. Quella no, ce l'ho ancora. Quella lì ce l'ho ancora. Aspetta ancora un po', sei un po' più duro. Ma forse sono di quelli duri. Forse sono di quelli duri a crollare. Però boh, no, l'idea, vabbè, l'idea è che ci si... Caro se Andrea, no? Santo Anastasio, se non ti pieghiamo, ti spezziamo. Sai cosa mi ha detto l'altro giorno Natalino Balasso, scrivendoci dei messaggi, ci siamo scritti dei messaggi a proposito dei teatri. Natalino Balasso, un immenso attore di teatro, uomo di spettacolo, sì, italiano, tra l'altro molto attivo sui social. Gli ho scritto un messaggio, così ogni tanto ci scriviamo, a proposito del fatto che insomma gli ho detto facciamo qualcosa Natalino, facciamo. Lui mi ha risposto: il teatro è sempre stato capace di salvarsi da solo, abbi pazienza, si salverà, riusciremo a salvarlo. E poi mi ha scritto una cosa però alla fine tristissima, che era qualcosa come dire: tanto poi prima o poi moriamo, che è questa la cosa che ha scritto lui. Però guarda, adesso ti dico un'altra cosa, che tanto ormai con te la cosa bella è che si possono dire le cose che si provano. Io in questo periodo, l'8 gennaio, ho perso mio zio Mario e Pippo Sant'Anastasio, ok, se n'è andato per non aveva il Covid, fino all'ultimo giorno ci hanno detto che non aveva il Covid, ce lo continuavano a dire dall'ospedale, che a noi non ce ne fregava un cazzo, perché l'importante era che lui stesse bene per altre ragioni, però ci dicevano il tampone è negativo, sì ho capito, ma come sta? Per altri motivi, si era rotto il femore, perché erano preoccupati solo di dirci quella roba lì. Ormai è solo questo, ma non vedi che è sparito tutto, tumori, tutto. Infarto, influenza, non c'è più niente. E dicevo appunto però che Mario se n'è andato, sì, e la speranza è, la mia speranza, prima sentivo, tu hai quello dici con una certezza bellissima che è poetica quando lo dici tu, è un modo di sorridere che mi piace tantissimo, quando dici quella roba, stai tranquillo che ti sentono. Allora io sono tranquillo che Mario adesso dovunque sia sente, e allora la speranza è che se moriamo tutti, poi alla fine gli andremo a tirare i piedi certo, tutti quanti. E poi quando arrivano di là, appunto, è un culo così. Certo. Cioè, organizziamo la sezione. Appunto. Non è un dito, è un pugno intero. No. È l'anno di Dante. Allora, per fare i colti, c'era una parte dell'aldilà di Dante dove andavano a finire. Ecco, buttiamoli tutti in mezzo a quella roba lì, capito? Per me si va nella città dolente, buttiamoli tutti là dentro, nella città dolente. Noi stiamo di là con lo zio Mario, con Red, ma ci sono anch'io, ci mettiamo. La mia impressione è che da tanto tempo stiano massacrando la cultura. Sì, sì. Cioè io l'ho visto nel mondo della musica, perché nel mondo della musica hanno cominciato a rendere la musica gratis, quindi se la rendi gratis ti togli importanza, l'hanno cominciata ad abbassare di qualità tecnica. Oggi mi diceva Leo Cavalli che un brano musicale esce che è un giga, quando tu lo vai a ascoltare su una delle piattaforme dove lo ascolti è 0,3 mega, cioè 3.000 volte in meno, 3.000 volte di qualità in meno rispetto all'originale. Ma io mi resi conto quando ci fu una partita del cuore a Napoli, no? Allora con Pecchini, Gianluca, che è il presidente, pensammo, ma lui disse vorrei dare un premio a Carlo Giuffrè. Mamma mia.
Chi è Carlo Giuffrè? Un immenso uomo di spettacolo e di teatro. Cosa immenso. Ha fatto Carlo Giuffrè? Di tutto, le cose più belle del teatro italiano. Cioè... L'unico che poteva fare le opere di Edoardo De Sì, Pinto. Edoardo lo faceva l'unico degno di farlo alla Edoardo. Sì. Sai cosa mi disse un funzionario Rai? Mi disse, oh, ma che famo qui? Questo c'è triture tutti i telecomandi, ma ammazza Udis, sì. No. E ottenemmo di stare dentro a 20 secondi per dare un premio alla carriera a Carlo Giuffrè nello stadio di Napoli. 20 ecco. Secondi ci hanno congelato. Allora lì ho capito, dico, ma questi qui, che è questo triture? Cioè, io ho appena detto Carlo Giuffrè, cioè, Madonna, tu no? Sì. Ecco, invece di là dicevano, ma chi è questo? Sì, sì. Questo c'è tritura il telecomando. Cioè, è come quando proponevi, o proponi ancora adesso, di fare delle robe teatrali e ti dicono, televisione, ti dicono, no, beh, ma sì, ma sta roba qui la mandiamo però l'una, alle due di no, cioè non possiamo mandarla prima. E che il pensiero dall'altra parte è, ma guarda che è proprio prima che ce ne sarebbe bisogno, cioè, capito, invece che invece no. Perché ci triturano i telecomandi. L'unica televisione che guardiamo in casa è Rai 5, quando ci sono quei vecchi spettacoli dove vedi delle robe incredibili, sì. Il jazz in televisione, il teatro certo. In televisione, che sono bellissime. Certo, io mio figlio lo scoprirà quando è più grande della fortuna, ma in realtà non è vero perché l'apprezza già. Gli faccio vedere le cose teatrali un po' vecchie o quando mi capita, però tutte le volte che gliele faccio vedere gli dico Pietro guarda questa cosa qua, però il bello è andarla a vedere in teatro, glielo dicevo perché adesso maledetti voi non si può, Pietro poi papà te lo porta a vedere in teatro è diverso e secondo me lui l'ha imparata quella roba lì, il teatro è diverso perché è un luogo, il bello del teatro è che sei vicino a uno che tossisce di fianco a te, che c'hai la signora che lo commenta, c'hai qualcuno che ride, qualcuno che non capisce, l'idea che ti puoi guardare, io quando ho fatto in questo periodo di chiusura qualche performance, perché non posso chiamarli più spettacoli, teatrale chiuso nel mio teatrino con le telecamerine o con i telefonini, lo facevo certo perché è un modo per me di mantenermi in vita, un po' egoistico però l'unico modo, però io ho bisogno di è una cosa, una volta andai a vedere Dario Fo fare uno spettacolo, l'ho suonato a vedere tre volte nella mia vita, tutte e tre le volte mi è capitato di essere tra quei fortunati che lui chiamava sul palco, lui quando faceva Mistero Buffo chiamava il pubblico sul palco, li metteva a sedere lì e tu finivi lo spettacolo che avevi la camicia o la maglietta o quello che era tutta bagnata, perché Dario Fo, tra le caratteristiche dei grandi attori che aveva, sputava anche parecchio. Ecco, io ho bisogno di quello sputo lì, capito, che è ogni goccia di quello sputo lì è anima, un pezzo di anima che io condivido e che fa crescere la mia. Senza quello sputo lì, attraverso il televisore, sì, sono dei chip. Woody Allen diceva, stanno seduti lì e i raggi gamma gli mangiano le cellule del cervello. Lo diceva Woody Allen in Manhattan, negli anni 80 lo diceva, quindi lo diceva già un po' di tempo fa. E l'idea è quella lì, che sto lì davanti e piano piano le cellule del cervello se ne vanno. Io invece voglio gli sputi di anima e di vita, quelli lì voglio. Allora adesso tu andrai lì, perché Andrea Santo Anastasio è bravissimo a dipingere e ha fatto uno spettacolo dedicato ad Andrea Pazienza. Andrea Pazienza era un artista strepitoso, un artista di una dolcezza incredibile. Io l'ho incontrato una sola volta, anche se lui disegnava ascoltando i miei programmi radiofonici. Infatti c'è un suo disegno dove lui dice dalla radio c'è fuori ed è Robin Grissol al mondo, Robin Grissol in radio li mettevo solo io, quindi infatti quando mi ha visto mi ha fatto un disegnino com'è con la telecamera, dice ah, te incontro finalmente, però lì gli ho fatto un'intervista che è un'intervista che è clamorosa, che trovate su redroni.tv, di una dolcezza incredibile. E lui era appena andato via, era andato a Montepulciano, era andato via da Bologna perché era anche scappato dalla negatività di Bologna, cioè dall'eroina, quelli erano gli anni dell'eroina, eccetera. Allora, tu fai uno spettacolo, come si chiama lo spettacolo? Mi chiamo Andrea, faccio fumetti. Lui si chiama Andrea, fa fumetti anche lui, e adesso va sul palco, va lì. Dove va il palco? Io dico sempre il palco, è bello dire il palco. No, bello. Va sul palco, ragazzi, perché qui al Barone Spreo Circolante abbiamo sì. Un palco dove si fa che cosa? Musica da vivo e dove si fa teatro. Mi chiamo Andrea e faccio fumetti. Lui è Andrea Santo Anastasio.
un giorno di febbraio del 1977. C'è un giovane nell'ascensore di un palazzo milanese. È alto, moro, capelli ricci, l'accento del sud, perché lui è nato a San Benedetto del Tronto, ma è cresciuto a San Severo, provincia di Foggia, dove la Puglia è una tavola scottata dal sole che degrada verso il mare. Ha con sé una cartella piena di disegni ed è emozionato, perché lì, in quell'angolo di Milano, in quel palazzo milanese, c'è la sede della più importante rivista italiana di fumetti, che al solo nominarla evoca i tuoi sogni di bambino fatti di inchiostro, di profumo, di carta appena stampata. Linus. È nervoso, perché anche se lui è uno che disegna da sempre, quella è la prima volta che incontra editori veri, quelli che i tuoi disegni li guardano, te li pagano, ti danno dei soldi in cambio, quelli che te li pubblicano, insomma. È nervoso, ma è anche su di giri perché lui, quel giovane, coi capelli ricci, con la matita in mano, fa quel cavolo che gli pare. Che ne so, vuoi un accampamento Sioux che riposa al chiaro di luna? Pronto, te lo faccio. Vuoi il settimo cavalleria del generale Custer che si abbronza al sole? Pronto, fatto. Vuoi un cercopiteco che vende fagioli ad un marziano lassù sulla Torre degli Asinelli? Fatto. Un primo piano di Sandro Pertini? Fatto. È molto sicuro di sé, è una capatosta, quel giovane con l'accento del sud. Così, dà un'ultima occhiata alle sue tavole, ai suoi disegni, l'ascensore si apre e lui è lì, nel tempio del fumetto italiano, immerso in una luce chiara, pulita. Guarda che bei lavorini che ho fatto. Belli, no? Silenzio. Alcuni sono dipinti, tavole grandi, 70-100, dipinte addirittura coi pennarelli, altri sono fumetti più piccoli. Poi c'è la bozza di un fumetto, un bianco e nero tratteggiato, che racconta i sogni e le vicissitudini di un giovane nella calda Bologna di quegli anni, una città impastata di arte, politica, droga. Belli, no? Silenzio. Poi su quelle tavole, impastate di luce, ecco che si staglia un'ombra. È un'ombra imponente, ha le spalle larghe, ha la fronte piena di avventura. È un'ombra sapida di sale, piena di marosi tropicali, piena del vento degli Elisei, piena di tatuaggi con le galere del sud. Quell'ombra è un'ombra che parla anche, guarda i disegni e dice: questo ragazzo è bravo, vediamo cosa sa fare, diamogli da lavorare. Contratto, soldi, lavoro, fama, leggenda, perché quell'ombra che ora si allontana senza dire più niente è l'ombra imponente di Ugo Pratt. Pochi giorni dopo, nelle edicole, scoppia la rivoluzione del fumetto italiano. Lì arriva la prima puntata de Le straordinarie avventure di Pentotal. Arriva il 77, arriva Paz. Pentotal studia al DAMS, il Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo, creato nel 1974 da Umberto Eco, e la realtà universitaria riempie ogni angolo delle tavole di Paz. La mensa, le aule occupate, i riferimenti alle giornate che Andrea Pazienza vive realmente a Bologna in quei giorni di febbraio-marzo del 77 sono infiniti, ma la realtà universitaria, ecco, riempie le tavole di Paz e in quei giorni Bologna si riempie di uno spettacolo di follia, di vita dadaista. Dada è un microbo vergine che si insinua con l'insistenza dell'aria negli spazi che la ragione non riesce a colmare. Così Tristan Zarà, che nel 1920 il dadaismo l'ha inventato davvero. Un microbo vergine. Un microbo. E Bologna in quei giorni si ammala senza voler guarire mai. Tutti fanno qualcosa a Bologna in quei giorni. C'è chi fa musica, teatro, arte per strada. C'è Radio Alice che diffonde rock, filosofia, vita nell'etere. C'è la politica che si mischia al vissuto individuale, perché ciò che è mio è nostro, il privato è pubblico di tutti.
compete, c'è il femminismo che spacca tabù radicati da secoli, ci sono riviste che diffondono un linguaggio nuovo, ci sono assembramenti di giovani, sbronze colossali, spinelli che passano di mano in mano, c'è il sesso che brucia in quei giovani corpi, c'è l'amore che non sai se è un retaggio borghese o forse tutto ciò che basta, c'è l'amore che forse è tutto ciò che c'è. C'è l'amore che è tutto ciò che c'è. Sono pieno d'amore per gli altri. Sono pieno d'amore. Il mio amore è un fluido magnetico passato al setaccio. Il mio amore per gli altri è vero. E nel mio amore vero c'è tutto. C'è l'odio. Un pizzico d'odio non basta. E non guasta l'amore perfetto. E il mio amore perfetto è un mare con un poco di odio dentro, granelli di sabbia. Il mio amore è un fluido magnetico passato al setaccio. Grazie. Che bello. Ci vuole un applauso. Grazie. Fai solo questo di pezzo. No, se ne vuoi ne faccio un altro, anzi, pronto, prontissimo. Guarda un altro. Pronto, vuoi? Ma è bellissimo. Grazie. Ah, scusa, ho sbagliato telefono. Fantastico. Sai che mi è venuta voglia di... Cosa succede qui dietro? Vuoi che, no, vuoi che venga a prendere il microfono quello là? Aspetta, no, sta buono, sta lì. Allora, no, senti, volevo dirti questo, no, perché qui si intrufolano qui. Cioè, gli amici... Tac, tac! No, mi spieghi però cosa succede? Cosa devo fare? No, è bellissimo perché hai raccontato tutto questo. Devo fare una precisazione per il futuro del tuo spettacolo. Radio lì, c'è una radio che faceva cagare. Sì. Però ha avuto l'onore di essere l'unica che rimaneva accesa quando c'è stato il casino. Infatti per quello che noi la citiamo, perché in realtà lui la cita dicendo che era una radio che faceva cagare, però era l'unica che veniva sempre trasmessa. Andrea lo sì, diceva. No, e quindi in quel periodo io stesso portai le mie cose a Radio Lice, ero al telefono sì. Con loro quando entrò la polizia per chiuderlo. Però, sì, era proprio vero. Ah, è vero, forse una volta ero ti ho telefono. Sentito che ero la Gabriele, sì, ero io. Vabbè, comunque andiamo avanti. Però andiamo avanti, allora che pezzo fai? Detto, ma è bellissimo questo spettacolo. Allora questa parte qua è la parte iniziale, quella nella quale racconto Pazzo. Pazienza che arriva a Milano, a Bologna. Non sapevo che Ugo Pratt gli avesse dato l'ok. Sì, in realtà lui quando arriva c'è un gruppo di persone, però è Ugo Pratt che trova, dice ragazzi questo è bravo e forse ci aveva visto bene. Io nello spettacolo racconto la vita di Ugo Andrea. Ugo Pratt per chi non lo conoscesse è un grandissimo fumettista, quello di Corto Maltese, sì. Vai avanti. Dicevo che sì, che in realtà io racconto la vita di Paz attraverso la mia, nello spettacolo c'è una parte dedicata a lui e una parte dedicata al sottoscritto, cioè alla passione che ho avuto da ragazzino, perché avevo 10 anni nel 77, io sono del 67, e, però scoprì Andrea, ho scoperto la sua arte e non ho più resistito, cioè nel senso che dopo ho voluto fare a tutti i costi il disegnatore di fumetti, fino a, nello spettacolo racconto questo, fino a che poi un giorno sono arrivato davanti a lui, nell'87, avevo 20 anni, gli portai i disegni che avevo fatto, arrivai davanti a lui, proprio davanti a lui che disegnava, vidi come disegnava, 2-3 volte, e presi i miei disegni, me li rimisi nella cartellina e me ne tornai a casa e ho smesso di fare i fumetti da quel giorno. Perché, sei uno stronzo. Sì. Infatti io comincio lo spettacolo dicendo che sono un fallito, sì. Perché l'idea è... Ma ci hai parlato con lui? Mai, cioè semplicemente lì io gli feci vedere, o meglio, gli volevo far vedere i miei disegni, gli parlai, gli chiesi l'autografo, disegnammo, guardavo come faceva, però poi vedendo come disegnava lui, Red, io... Perché lui era diverso da tutti, era qualcosa di diverso. Poi in realtà è vero che ognuno deve seguire la sua strada e forse è stato un bene, perché forse grazie alla carriera teatrale che poi ho intrapreso, adesso posso portare in giro per l'Italia la storia di Andrea, che è una storia che molti ragazzi giovani non conoscono, invece è giusto che conoscano per un sacco di motivi, tra i quali insomma il talento e l'arte raccontarla. Che pezzo fai, Andrea? Allora adesso vi racconto di Pompeo, perché nella sua carriera Pazza ha disegnato
tanti fumetti famosi. Fra l'altro Paz ha disegnato anche Pertini, perché tu fai uno spettacolo teatrale su Pertini. Certo, per me è un c'è un legame strettissimo. Ho scelto di fare Pert perché mi sembrava giusto continuare a raccontare anche in quel modo qualcosa di Pazienza. Sì, lui disegnò Zanardi, col quale era diventato una specie di rockstar, e poi però quando non è stato più tanto bene, prima tu lo raccontavi, quando è dovuto scappare da Bologna a causa dell'eroina, lui disegnò Pompeo, che nelle sue tavole racconta così, ve lo recito, dice così: e con gli occhi chiusi pensò a una canzone e tra i denti cominciò a cantarla, sicché senza una ragione una lacrima lo trascorse, il cuscino se la beve, la trattenne fra la stoffa e la pelle che scottava, ma quanto spesso piangeva al ritmo disordinato delle palpebre brucianti, una canzone nella testa e il corpo annodato in uno spasmo invisibile, le lacrime si rincorrevano coinvolgendo le orecchie, quasi tutte le mattine che si svegliava e gli amava. Amava una donna e l'uomo che era diventato per lei, secondo lui. Pompeo. Pompeo è un grido poetico, come sanno esserlo solo le cose scritte con il proprio sangue. Pompeo è il racconto di una caduta verticale, giù, giù, verso il precipizio dell'abiezione e del nulla. Pompeo è un diario di un condannato a morte in fuga dal proprio mondo, dal proprio onere della scelta. E intorno a Pompeo, che vaga in cerca della roba, c'è sempre Bologna, più asettica, più neutra che mai. Le marachelle liceali di Zanardi sono lontane anni luce, i tumulti universitari di Pentotal, ere geologiche. Bologna, Bologna adesso è buia, è fredda, è allucinata di scuole serali, di scarni interni di case qualunque. Qualche personaggio compare qua e là, come Lella che dorme accanto a lui. Ma chi è? Cosa vuole da me? Sembra chiedersi Pompeo. Poi si accende una sigaretta, si affaccia a una finestra e guarda su, su, verso quel cielo così bianco. Quella notte, Pompeo desiderò tornare sano. Avrebbe sopportato questa ennesima rota, ma presto si sarebbe rimesso a fare esercizio. E così si voltò e rivoltò e rivoltò e rivoltò e rivoltò. All'alba gli uccelli lo finirono. Mise il naso fuori e tornò sul posto delle fragole. Mai niente gli era sembrato così specifico. La scatoletta dei draghi, quando viene la sera, contiene un laccio emostatico e una spada usata. Entra perfettamente nella tasca dei jeans. Amor mio, com'è bello non appartenerti più. Quando mi hai rifiutato, non me lo ricordo più. Ero un leone ferito nel tuo giardino di Tartarino. Ero un leone finto, impagliato nel tuo giardino di Celentano. Ero un eunuco che si faceva seghe immaginarie agitando il braccio nel vuoto. Amore mio, com'è bello non appartenerti più. Tornando a casa, Pompeo pensa: vivo sulla lama, mi commuovo nei bassi fondi, piango con i ricercati dello Stato, poi brigo, mi procuro, dilapido milioni, poi rischio, mi struggo, mi umilio, poi mi arrendo, poi mi rifaccio e tutto torna bello, più splendente di prima. I disegni sono circondati da fiumi di parole. È il flusso della narrazione che racconta gli ultimi giorni di Pompeo. Sono i giorni del dolore, ma anche i giorni della rabbia, perché Pompeo è arrabbiato. Ce l'ha con i meschini, gli inutili, gli apostoli del nulla, o forse ce l'ha con tutti, perché ci sono persone al mondo, poche, per fortuna, che credono di poter barattare un'intera via crucis con una stretta di mano, con una visita ad un museo, che si approfittano delle vostre insicurezze per passare un colpo di spugna su milioni di frasi, su miliardi di parole d'amore, ma io ora vi spalmo sulle pareti! Ehi, Pompeo, cosa c'è? Vai via, cosa ne sai tu? Sono gli interessi passivi, vero? Cosa cazzo vuoi? Dai, Pompeo,
telefona, tocca il fondo, come se esistesse un fondo per me, un futuro. Mi affatica anche solo l'idea, tutto il mio futuro è in un CC. Pompeo è solo, soffre come un cane, si fa di brutto, poi prende una catena, la lega ad un albero della campagna toscana, scottata dal sole, ci infila dentro il collo, sorride. Gli ultimi tempi di Andrea a Bologna sono un inferno. Il dolore porta droga. La droga porta gentaglia strana che ti ronza intorno. La gentaglia strana che ti ronza intorno non lenisce quel dolore. Ci infila dentro un'altra spada e poi un'altra, 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 un'altra. Bologna non è più la compagna, l'amica, quella del 77 che ti salva. Bologna è una puttana che ti seduce per rubarti l'anima e il portafoglio. Bologna è una città di morte. E Pat scappa nel 1984. Fugge nella campagna toscana, scottata dal sole, la stessa dell'ultima tavola di Pompeo. Un'altra lei, un matrimonio, Montepulciano, una speranza, via, 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 via. Si può sempre scegliere Pompi, via, via, via. Si può sempre scegliere Andrea. È nella campagna toscana, scottata dal sole, che Paz trasferisce il proprio dolore passato attraverso le tavole di Pompeo. È una catarsi, forse. È la sofferenza senza la quale le storie non hanno senso. È il processo di trasfusione del suo sangue malato che crea un personaggio da leggenda. Pompeo. Grazie. Oh, vieni qua. Eccolo. Vieni qua, Andrea Santo Anastaso. Grazie. Che bello vedere. Sei bravissimo. Sei. Prendi quel microfono lì. Grazie, grazie. Guarda, allora, porta il tuo bambino della roba sana. Va bene. Delizia. Pietro sarà contento. Dei biscotti, dei frollini, del miele. Delle... Allora, noi la mattina mangiamo il miele. Quindi miele, te lo dico subito. Allora, quale vuoi? Queste sono pesche. Questo miele di tiglio, se vuoi. Tiglio, tiglio mi piace un sacco. Tiglio è quello un po' più duro, vero? Il tiglio? Sì, non lo so, sì, il castagno è sì. Quello un po' più amaro, castagno. Allora facciamo castagno. Scusiamo castagno, dai. Un castagno. Se vuoi ti do anche questo, che è bello col nel suo... Questo lo può mettere la mattina nel... Sì, esatto, esatto. Figo. Okay. Poi portati dei frollini, perché i frollini, grazie, questi sono buoni da mattina. Grazie, dai. Poi barrette energetiche che ne hai bisogno, perché vedo che metti... Sono magro. Molto... No, sei magro, ma metti molta energia in quello che sì, fai. Sì, tanta. Quindi tanta. Io ti ringrazio. Io ringrazio allora, te. Allora, niente. Grazie. Io spero un giorno di poterlo venire a vedere a teatro, sto spettacolo. Io spero un giorno di, lo dico con quello che ho detto prima, di poterti sputazzare un po' addosso seduto sotto di me in prima fila. Grazie, ciao. Grazie. Andrea Santo Anastaso. Allora, questo è il sito, ragazzi, guardate, mi chiamo Andrea, faccio fumetti su Facebook, questo è il suo sito, il sito di Andrea Santo Anastaso. Adesso, Nico, dove sei? Dov'è Nico? Nico. Allora, io premetto, ho soltanto visto un brano musicale suo. Allora, mentre tu dai la chitarra là, tu vieni di qua, Nico, che voglio capire chi sei prima di sentirti con quella strana chitarina che c'hai. Quindi c'hai il microfono, Nico. Lui si chiama Nico Albano. Ciao. Ciao, tu abiti qui vicino. Sì, vicinissimo. Però tu sei di Napoli. Sì, sì, decisamente di Napoli. E quanti anni hai? 29. Sembri più giovane ancora. Grazie, è il cappellino. Il cappellino? Senti un po', quando hai iniziato a fare musica tu? Guarda, ho iniziato da ragazzo, 15-16 anni. Da quanto tempo sei venuto via da Napoli? Sono 2 anni, è poco. Ti piace o non ti piace? Sì. Sì, mi piace Bologna. Io non vivo a Bologna, vivo a Santa Agata Bolognese. Santa Agata è quello che è, insomma, c'è il buono e il negativo. Però ma Bologna... A Santa Agata o a Padulle? Cosa? A Santa Agata o a Padulle? No, a Santa Agata. Santa Agata. Santa Agata, proprio il paese. Santa Agata Bolognese, sì. Proprio, certo, proprio... Certo. E perché sei venuto qui? Per lavoro. Per lavoro. Io, oltre alla musica, sì. Io sono ingegnere. Sei ingegnere? Sì, ingegnere informatico. Ah, e cosa fai? E io lavoro in Lamborghini, sono responsabile della connettività in Lamborghini. Insomma, è nato tutto per caso, non era preventivato, cioè? Essere qui.
Cioè, come hai cioè, fatto a trovarti? Tra una sonata e un'altra mi sono preso una laurea. E ci mo che faccio? Mo, vabbè. Nel frattempo inizio a lavorare come ingegnere, ho trovato un po' a Napoli, un po' ovunque. E poi si è presentata un'occasione a Bologna. A Lamborghini. E mi hanno chiamato, hanno detto, ma tu vorresti venire a faticare qui? E dico, ma perché no? A Sant'Agata, sì. Dove abitava Nila Pizzi? Esattamente, esatto. Il paese di Nila Pizzi. Proprio quello. E quindi tu, ma cosa fai in Lamborghini? In Lamborghini sono, cioè, mi occupo dell'internet delle macchine. Quindi di macchine sostanzialmente non capisco molto, però di internet un po' in più. Perché le macchine Lamborghini c'hanno internet dentro? Mo si stanno allargando a fare anche questo. Ah. Quindi sì, perché poi la gente paga e vuole pure il telefono oltre a... quindi uniscono tutte e due le cose. E quindi ti occupi di tutto questo. Sì. Bella la Lamborghini. Lamborghini è un'azienda storica. Sì, sì, che poi ho avuto modo chiaramente di scoprire tutto l'amore che c'è dietro, certo, al marchio, eccetera. Quindi sì, questa è una parte, questo è il giorno. Esatto, questo è il giorno. La sera? La notte dimentico che sono un ingegnere, mi dimentico l'italiano e suono e vago per le città. Ti e faccio l'italiano perché canti napoletano? Napoletano, inglese, quello che serve. Insomma, quello come che, napoletano, inglese, che sei napoletano, mi fa morire. Come napoletano inglese o napoletano italiano inglese? No, vabbè, cioè, perché c'è, uno non è che si deve limitare nelle cose, quello che si sente da fare. Scrivo pezzi. Sì. Sì, sì, tutto quello che faccio. Hai fatto dei dischi? Ultimamente ho fatto un EP. Ce l'hai qui? Ce l'ho qui. Dov'è? Ce l'ho nella custodia, per questo l'avevo messa vicino. Ah, la custodia. Sì, perché in tasca non c'entra. Ah, in tasca, beh, certo, in tasca non c'entrava. Adesso ci vediamo il tuo EP. Vai. Ecco. E poi dopo tu diciamo, fa vedere la custodia così. Sì, così, vado, guarda, faccio. Ma fammi vedere, sì, sempre... il tuo. Io... Vado qui. Sono, in realtà sono due. Cioè, in realtà. Cosa uno... di due? Uno o due? Due. Due. Allora, uno è il mio EP, che Cadere, questo. Che è questo. Nico Albano, Cadere. L'hai scritto tu? Scritto, fatto, tutto quello che vedi l'ho fatto io. Cioè, hai registrato anche? Registrato, prodotto, autoprodotto. Hai fatto anche la copertina? E ho fatto anche la copertina, il CD dentro e quello che vedi, insomma, ho fatto tutto da me. Tutto te? Vabbè, sì, sei sicuro di non abitare a Ferrara? Sono i Ferrari di soli che fanno tutto loro. Tu? No, Ferrara è napoletano, no, esatto. Poi... L'altro invece è l'album di cover che ho fatto, dove ho unito inglese e napoletano. E quindi qui ho fatto un collage, insomma, insieme di brani che... Englishman in New York, Napule, Imagine. Ah, cioè, tu unisci un brano napoletano a un brano Napule insieme a Imagine. Sì, però non spoileriamo tutto. Magari dopo te la faccio sentire così senti. Non spoileremo tutto. Quindi non esistono questi dischi. No, cioè, esatto. No, quando mai? Queste sono... Comunque sono... Nel caso sono a parte il fatto che mi piace perché tu hai fatto una confezione che sembrano... Sai quelli abusivi... Ma infatti è proprio in linea con, poi capito, cioè uno deve pensare, ma quindi questo è di qualche cantante famoso di cui stai facendo il facsimile, il pezzotto. Cioè, fra l'altro c'è un cognome Albano che... Esatto, infatti è proprio quello, ma questo è il pezzotto di Albano, poi te lo senti, vabbè, me l'ha dato, me lo sento. Ecco, ok. Allora, sono curioso di sentirti, quindi con cosa inizi? Con un pezzo tuo o con uno di questi? Cosa inizi tu? Allora, a questo punto inizierei con uno di questi, con un medley. Va bene, fai un medley tu e poi arriviamo ai pezzi. E poi esatto, vado. Ok, allora lui va sul palco, lui si chiama Nico Albano, Nico con la K, viene da Napoli ma abita a Sant'Agata Bolognese, lavora alla Lamborghini, ma in realtà la sua passione è la musica, è forte, anche perché sperimenta anche fare un pezzo napoletano, un pezzo inglese messo insieme, la prima volta che mi capita di vederlo. Quindi allora, e io non ho voluto sapere nulla di lui all'inizio, infatti lui è mia testimone, io non gli ho chiesto niente, non voglio sapere niente perché voglio scoprire insieme a chi sta guardando chi è l'artista. Nico Albano, vai Nico. Photograph
Party love, but it brought me the past. But you know you can never go back. I gotta take it on the other side. Century was one man to me. Cemetery where I married a sea. Stranger days can never change my. Gotta take it on the other side. Take it on the other side. Take it on. Take it on. Hello. Strada già fatta, passagli sta fortuna, mezza gente distratta, così soprattutto. Quando notte è scedata, scalaghi l'umore, senza giacca e cravatta, così soprattutto. E aspettavo a te che scriveva rindo sangue, musica volente, se bruciava rindo e teniva a me con ultima speranza, ma sentivo un gol rindo a tutte vanno. Vita mia, ma corro insieme a te, e stu viaggio e canzone, ma la tanta amore, vivere. Più bella che ancora desidero. Na lo, na lo, e la slide separate my side. I don't believe it's there. Sweet my throat is all I. Sì. Che... Qui. Che hai fatto un casino. Questo si sente? Sì, sì, certo. Questo era Other Side dei Red Hot Chili Peppers, sì. E senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo. Certo. Quindi, sì. Ed è quello con cui. La cosa bella è che io sono andato sul suo sito, questo è il sito nicoalbano.com. Nico con la K, e dice Neapolitan in New York. Ma tu ci sei mai stato in New York? Ancora no, diciamo questo è il viaggio interrotto dall'emergenza. Perché hai fatto Napoletano a New York? Perché c'è un brano all'interno di cui si parla di questo, c'è questo contrapporsi, insomma. Ah, e c'è questa frase. New York è diventato Napoletano. Napoletan in New York, ah, esattamente. Quindi. Però ho scelto il brano, diciamo per me più iconico, che è quello da cui è partito tutto. Questo album appunto di Midley di inglese e napoletano. Stavamo insomma nei vari viaggi per suonare in giro per l'Italia, alla Gaiola a Napoli, che insomma a Posillipo, e lì siamo partiti, sai, a suonare, a cantare canzoni su canzoni, e mi è venuto insomma automatico da cantare dopo Other Side senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo. È uscito insomma un qualcosa di singolare che ha colpito molto e che c'ha, insomma, cioè, mi ha trascinato e ho detto no, devo fare altro così, mi piace unire e insomma, sperimentare questo nuovo modo di, insomma, di unire vari stili e generi. Sì. Poi mi piace perché, vedi, è bello perché dentro c'hai anche lo store.
Sì, sì. E lo store che cos'è in pratica? Un disco. Per ora sì, un disco. Per ora, però, esatto, questa è la base, capito? Per, da cui per, si parte. Da cui si parte. Beh, esatto. Cioè, il disco costa 8 euro, ragazzi, poi dovete mettere tutto. Quante ne volete? Uno o due? Uno, esatto. Quanto ne volete? Poi, per tutta la famiglia. Bonifico o PayPal? Bonifico. Come bonifico? Eh sì, perché diciamo questo è il modo più facile, insomma, per essere pagati, insomma, e per mantenere tutto in ordine. A livello legale, anche per questo. Certo, quindi. Certo. C'è un napoletano, c'è proprio il napoletano. Un napoletano però che fa legale. Lo so, però invece lo fa. Perché se devi stare su internet lo devi fare, insomma. Sì, è tutto, pago tutto, contributo, eccetera, non ne vado niente. Mi piace che guardi in camera quando dici questo perché vuoi chiarire. Esatto, voglio trasmettere la mia sincerità, insomma, la mia onestà. Che cosa fai adesso? Adesso devi fare un pezzo mio. Mi sembra giusto. Sì, dai, ti faccio... Allora, ti ho presentato i due, insomma, i due EP di questo anno, sì. EP e album, ti faccio Cadere, ecco, che è l'estratto omonimo poi dell'EP, questo qui, autoprodotto. Cadere, questo qui, mettilo per terra il microfono così sì. Dopo lo riprendi. Questo è Cadere, Nico Albano, adesso lo sentiamo in un pezzo suo. Nico Albano. Tradire giorni andare senza dover pensare che marione mettere armato di lettere, fiero dei passi falsi, cammino tra dune e sassi, per strato sepolto i guai, il peggio è passato ormai, che volti sono simili, ognuno ha suoi limiti ed avventure da scordare, qualche livido da raccontare, vorrei sapere come cadere e non rinunciare a correre. Ti diranno non c'è alternativa a rischiare e perdere. La vita parte da un sospiro, sai, quando ormai non ce la fai, trattieni ancora il fiato, nulla passa in vano. Fuori il buio scende, non ci resta niente tranne che te. Stanco dei ci sarò, dei grazie ma adesso no. Ho scritto poemi, sai, riempito quaderni e quadri e stringo i denti. Che non mi vedi, che resto fermo dentro a un temporale, che il rancore qui non può bruciare. Vorrei sapere come cadere e non rinunciare a correre. Ti diranno non c'è alternativa a rischiare e perdere. La vita parte da un sospiro, sai, quando ormai non ce la fai, trattieni ancora il fiato, nulla passa in vano. Fuori il buio scende, non ci resta niente tranne che te. Basta nostalgia e grida ancora, ma stavolta falla andare via, che la notte è sola senza le sue colpe, che importa se è un errore. Vorrei sapere come carere non rinunciare a correre, ti diranno non c'è alternativa rischiare e perdere. La vita parte da un sospiro, sai, quando ormai non ce la fai, trattieni ancora il fiato, nulla passa in vano.
fuori il buio scende, non ci resta niente tranne che te. Da questo dove fai i brani suoi. Esatto. Ma tu hai anche un altro brano che puoi fare tuo? Sì. Certo. Sì, sì. E c'hai anche un altro brano che puoi fare da Napolitan in New York? Quello che sì, tu, uno e uno. Sì, per me va fare? Bene. Cosa vuoi fare? Englishman in New York, Napolè e Imagine. Sai che mi Napolè e Imagine di John Lennon, secondo me ti va. Cosa Napolè? Napolè, Napolè ti fa Napolè. Voglio Napolè. Va bene, facciamo Napolè allora. Con cioè, sa da fa. Va bene, allora vado. Eh? Vado. Vai. Sì, sì. E dopodiché finiamo con un brano tuo. Dai, sì. Okay. Qual è il brano tuo che farai dopo? Vorrei fare un brano che è tra i bonus track che ho messo nell'EP, che non serve domani. Ok. Ok. Allora, Napolè. Poi parlo. Allora, il primo è da questo disco, il secondo è da questo. Parlando di Nicole Bano, eh. Oh, fa fattura, tranquilli, cioè no, non fa fattura, però è tutto regolare. Napolè mille colore. Napolè mille paure. Napolè a voce re creatura che saglia chiano chiano e tu sai che non si sola. Napolè nuso la mare, Napolè adore mare, Napolè una carta sporca e nessuna sa non porta e ognuna aspetta sorta. Napolè è una campanata in te viga mezza lata. Napolè è tutta un suona e a sapere tutto il mondo, ma non sa la verità. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Nothing to hear or die for. No religion too. Imagine all the people. Someday you will join us, oh, and our world will be as one, yeah, yeah, yeah,
Napoli mille volure, Napoli mille paure, Napoli non solo amare, Napoli adore male, Napoli una carta sporca e nessuno se ne importa. Nico Albano, bravissimo. No, non prendi il microfono perché fai subito l'altro pezzo. Adesso invece dai pezzi che ha scritto lui. Non serve domani, Nico Albano. A volte è vero, sai, non basta credere. Ti puoi nascondere, restare in bilico, ma nel silenzio un sibilo non può tacere. Oh, non si impara mai a scegliere di vivere e perdere ciò che non hai. Solo che pensavo, no, non sempre, vincere la via più semplice. Cerca tra ricordi le parole, di sogni infranti in attimi di noi. Non serve domani, non serve sperare che cambierà. Ti riconosci me, non è semplice, qualche ferita in più, e nelle orecchie un vecchio blues, le mani in tasca, il mento in su, perso ad inventare. Oh, non si impara mai a scegliere di vivere e ridere dei tuoi guai. Solo che pensavo, no, non sempre, vincere la via più semplice. Cerca tra ricordi le parole, bisogni infranti in attimi di noi. Non serve domani, non serve sperare. Un bacio rubato sotto le lenzuola, i corsi, i canti, i libri, scuola, casa è vuota, luci spente, frasi non dette, perse, porte chiuse, basta scuse, il coraggio illude. Allora è vero, sai, non basta credere, devi rischiare ed inseguire il brivido, se no che senso avrebbe il tempo perso senza regole. Oh, 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 oh. Solo che pensavo, no, non sempre, vincere la via più semplice. Cerca tra ricordi le parole, bisogni infranti in attimi di e non serve domani, no, no, non serve sperare che cambierà. Vieni, Nico. Nico Albano.
non serve domani. Nico, fra l'altro, io ho pensato, pensavo una roba, ma visto che tu sei ingegnere, no? Quindi tu intervieni nelle automobili, ma tu non puoi mettere che loro quando accendono il motore parte la tua musica? Allora guarda, questa cosa qua, cioè, non lo posso dire, non mi fa dire queste cose che poi mi licenziano e poi ho finito di fare, capito? Non si può dire di stare, cioè niente, non è successo niente, non è successo niente. No, comunque non si può fare, insomma, queste cose, capito? Quindi non si può fare, io sono bravo, cioè come fatturo non faccio cose strane al lavoro. Ah, che bello, però potresti. Potrebbe, ma non lo faccio. Senti, ma fai concerti, facevi concerti? Facevo, sì, allora in realtà suonavo parecchio, infatti da quando come sono venuto. Suonavi parecchio? Sì, tantissimo, perché in realtà l'attrezzatura, cioè la mini chitarrina con il buco, insomma, piccolino, tutto mignon, è perché è più facile da trasportare. E io ho suonato e suono, insomma, per strada ovunque, ho suonato praticamente ovunque. Cioè facevi il basker? Sì, infatti io sono certificato basker bolognese, infatti come di Bologna, se state sentendo, se voi guardando, io ho il certificato, tutto a posto, mi conoscono già, quindi sì, anche a Bologna. Ho suonato ovunque, sì. E prima suonavo parecchio, per locali eccetera, sì, non mi risparmio. Da quanto tempo non suoni? E ora è. Allora, da quando hanno riaperto, che c'è stato un periodo che hanno riaperto d'estate, là sono riuscita a infilarmi da qualche parte, a suonare un po', però insomma sì, dall'estate che niente, quindi mi sto muovendo solo tramite social. Quindi questa è la prima volta che ti esibisci in pubblico, fra virgolette? Sì. Questa è la prima cosa, sì, la cosa che so, infatti era proprio quello che aspettavo, infatti quando insomma ho saputo di poter venire qui, cioè, non avevo proprio idea di quanto ero contento e felice. Sì? Credimi. Che poi manca come l'aria, capire? Soprattutto per me che divido, no, il tempo in quello che posso, riesco a fare, devo dormire pure a un certo punto, mangiare, quindi insomma devo infilare tutto, incastro, ma quando incastro escono le cose belle. Si chiama Nico Albano lui, e quindi andatelo a cercare su internet. Io ti posso dare, qui c'è rimasto poco, però di là se vuoi qui c'è rimasto del miele, mielizia, ti guarda, piacciono le confiture? Le miele, sì, miele tantissimo mi piace. Allora guarda, intanto pesche, ti piacciono le pesche? Sono allergico. A che cosa? Alle pesche. No, alle al miele. Pesche. No, al miele. Al pesche. Alle albi sono allergico. Sei allergico anche alle albicocche? Le albicocche è meglio che non le, sì, perché più o meno quello è. Però il miele alla cacia va buono? Alla cacia sì, la cacia ancora non si sa, però ti faccio sapere come se sono allergico. Come non si sa? Non ho ancora mangiato la cacia, capito? Quindi non lo so se sono allergico. Ma perché sei allergico? Non lo so, però sai, sono allergico a tante piante, magari anche alla cacia, non lo so, però posso provare, ti faccio sapere. Se no, che ci sta l'altro? Tiglio sicuro no, tiglio non so che allergico. Ah, buono, tiglio sì, abbiamo buono. Provato il tiglio. Barrette energetiche e mielizia ti vanno bene? Va benissimo. Vai. Questo va bene. Sì, questo sì, va proprio benissimo. Sì, sì. Questo ad esempio, pappa reale, quantità di pappa reale. Questo pappa reale. Ma candina, un tonico. Per la voce. Ti dà energia. Alla grande, sì, va bene. Ne hai bisogno, fai parte. Sì. Allora, se non dormo, sì, va bene. Quindi, perché non dormi? Quindi, nel senso, perché tra lavoro e musica, eccetera, non dormo poco. Quindi, e ragazze? Non mi sputtanare, perché... No, nel senso, sì, ci stanno, sì. Ci stanno. Allora, vuoi un consiglio? Sì, allora, subito. Se anche ne hai più di una, tu devi dire ci sta. Hai ragione, mannaggia. Perché? Perché ma perché dici... non ce la siamo preparata, sennò io subito capisco, sapevo la domanda e rispondevo bene. Quella allora ti rifaccio la domanda. Vai, rifammi la domanda, ma so proprio. Allora, ragazze? Ci sta. Ah, ci sta, perfetto. Singolare. Chiaramente, quando incontri quelle... tutte quelle dici chiaramente sì, tu sei tu chi stai guardando in questo momento. ma perché tutti gli italiani non sono napoletani, mannaggia la miseria, mannaggia. Vabbè, Nico, ti aspetto, ma tu sempre da solo ti esibisci, mai con un gruppo? No, sempre da solo. Sì. Vabbè. Di virtù, necessità, insomma, cioè vabbè. Necessità, virtù, vabbè. Contrario, scusa. Allora ci veremo un'altra volta. Quando ti pare, io tanto sto a Sant'Agata, quindi fin quando non mi cacciano, ma non so, se vedono l'intervista, magari forse torno qua direttamente, cioè, avete un posto per dormire? No, Lamborghini stanno, se sei lì vuol dire che sei valido. Allora, grazie a tutti. Adesso io chiuderò, non c'è un video te? Hai fatto videoclip? Ci stanno, come? Sì, su YouTube ci stanno. Se vuoi puoi mettere quello. Se mi cerchi Nico Albano su YouTube ci stanno. Ah, Nico Albano. A vedere se l'avevo messo, ma non credo che l'avevo scaricato. Vabbè, lo stesso. Niente. Allora,
finiamo così con Nico Albano. Ma vuoi fare un pezzo a finire? Ma che sì. Che pezzo vuoi fare? Boh, mo faccio un pezzo, un altro pezzo mio. In inglese. In inglese, si chiama Forget Your Touch. Il primo pezzo che ho Tu hai scritto prodotto. In inglese? Anche in inglese, sì. Ma tu lo sai parlare l'inglese? Sì. Te lo giuro. Non so parlare italiano, però l'inglese lo faccio parlare. Ah, tu sai parlare l'inglese? Sì. Madrelingua? No, madrelingua no, papà. E come si chiama questo pezzo che fai? Si chiama Forget Your Touch. Allora tu lascia qui, dopo te la prendi. Dopo. Allora vai sul palco. Sicuro, sicuro che non mi servo mo. Eh? Sì, però magari mi servirebbe un po' di energia. No, 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 tranquillo. Ecco. Poso. Posa qui, mettili, vai sul palco. Allora, adesso noi finiamo qui con lui che fa, con Nico Albano che fa Forget Your Touch, non è di madre lingua inglese ma di padre sì, e poi dopo, finito questa parte, diciamo, lui improvvisamente io comparirò, perché io ho seguito tutta la diretta, perché come al solito per le disposizioni ministeriali noi registriamo il programma e al pomeriggio, e quindi però in questo momento è mezzanotte 10, ci vediamo fra un attimo in diretta. Nel frattempo ci salutiamo con Nico che canta Forget Your Touch. Nico Albano. We are side by side, smoking deadly cigarette by the moon is white. It's getting hard to safe and shaking tight, feeling we're going down. No, I won't be kind, it's to live for a second chance. I will roll, get tired, yeah. All my life won't be the same, now it's time. Grow up, leave it, and make it out. And I will let it lie here. Feel your arms, feel your touch under the scars. Save me, don't let me down. Get me close enough to breathe in the dark ride. Hold me like you did it. Love me, let me feel it. And I regret your touch. And I forget your touch. While the night gets darker, feel the blood pump through the vein. Stay here forever, drive me crazy, and I just can't make it right. When everything's falling down, and I will let it go back. Feel your arms, you left just one last time. Save me, don't let me down. Get me close enough to within the dark ride. Only like you did it. Only let me feel it. I regret your touch. I forget your touch. Feel drop in. Never find. Never lies. Never lies. Here in your eyes. Yes, I know what you can mend. Every root and every cut of my heart. Save me, don't let me down. Get me close enough to pretend it's alright. Hold me like you did it. Love me, let me feel it. Till I regret your touch. And I forget your touch. Save me, don't let me down. Get me close enough to pretend it's alright. Know me like you did it. Know me, let me feel it. I regret your touch. I forget your touch. Woo-hoo-hoo. Eccomi qua. E anche stasera abbiamo fatto un bel programma. Anche questo premiato circolare del Barone Rosso, ragazzi, ogni Isidori dice come godo quando è lunedì e guardo questo programma,
che non me ne è la vecchia TV. Grazie per la compagnia, complimenti a tutti. Allora, ciao Grazia, ora ti chiama Red. E dov'è Grazia? Perché c'è Grazia di Michele? No, non c'è Grazia di Michele, l'ho già chiamata Grazia. Grande, bella puntata. Ronda, sì, Ronda, non, diciamo, altra bella puntata, serata stupenda. Un'altra sempre differenze. Ho il microfono troppo alto. Come il microfono troppo alto? Ah, il microfono troppo alto. Adesso abbasso un po' il microfono, ok. Allora, c'è sempre bella differenza, serata di musica, eccetera. Allora, fammi dare un'occhiata. La ronda. Sono molto stanco, ragazzi, Devo dirvi la verità. Perché sto tirando parecchio. Lunedì spettacolare al Borone Rosso. Anche stasera ottimo, quasi ronda, ma sì, ma insomma non siete stati 470 condivisioni? No, non ci credo, solo 400, avevo letto 500, che uno aveva scritto 500, allora no. Ah, 502, ah, ecco, ho riaggiornato 502, bene. Complimenti per la puntata, ospiti sempre grandiosi. Ecco, serata emozionante, ricca di anime, lo so, grazie per farci compagnia, ciao Piovani Davide a Londra. Ah, grazie per aver dato spazio al teatro, sì, ho dato spazio al teatro, ho dato spazio, devo dire che Andrea Sant'Anastasio, ma forse c'è il bambino, mi sa che, perché prima gli ho mandato un messaggio ma non mi ha risposto, vediamo se mi risponde. Anche stasera è stato bellissimo, come diceva il grande Augusto D'Aoglio. Quanta musica alle mie spalle, tanti vinili. Ah, l'avevi scritto tu, Margherita Barsi, 500 condivisioni. Infatti, sono 502, bella puntata. Allora, ragazzi, è stato. Perché c'è recente? C'è una rossa? Scusa, non riesco a capire. Sentiamo se risponde Andrea Sant'Anastasio. È stato bravissimo, devo dire. Lo sapevo che era bravo, ma non credevo così. Cioè, davvero. Tante ispirazioni per pensare e scrivere. C'è il grande fratello che mi fa concorrenza. No, non risponde Andrea. Il grande fratello, ma chi se ne frega il grande fratello? Allora, quello che noi stiamo facendo è qualcosa che non c'è, e quindi. Un qualcosa che poesia stasera, io lo chiamerei sempre Andrea. Che emozione, Andrea! Momento molto bello, sì, è stato molto bello. Quello che noi stiamo facendo è qualcosa. Vedete, quando io facevo Help più che Roxy Bar, molti non l'hanno capito, ma a distanza di tempo dice: cavolo, ma Help che punta, che cos'era? Stasera proprio. E poi sapete cos'è il fatto? Il fatto è che si fa la puntata, la registriamo il pomeriggio, finiamo sempre verso le 7, roba del genere. Dopodiché questa puntata va, vi dico un po' di cose, questa puntata va codificata. Perché codificata? Perché c'è siccome il video è digitale e l'audio passa da un mixer analogico, ci sono 5 frame di differenza tra l'audio e il video, è leggermente fuori sync, che voi non ve ne accorgete molto, però io sì, e quando è in sync perfetto è molto meglio. Quindi bisogna ripassare tutta la puntata spostando di 5 frame. Diciamo che in un secondo ci sono 24 frame, quindi 5 frame sono un quinto di secondo, però un quinto di secondo fa sì che vedi leggermente, stai attento che è sfasato il labiale. Quindi faccio questo, poi stiamo qui a parlare con Filo, con Chiara, sono andati via 2 ore fa, 1 ora e mezza fa. E poi sto qui, guardo la puntata, la controllo. Devo dire che a me piace molto questo fatto perché la diretta ha un handicap, che è poi il bello della diretta, l'interazione, ok? Il livello, vedi questo, bella diretta, la parentela teatrale.
musica dal vivo, mi avete fatto venire voglia di suonare, cerca di riposare anche domani, domani c'è un'altra cosa, hai capito, grande puntata, ricordo un live di Mango Help, esatto, fra l'altro al Roxy Bar, e a Roxy Bar, al premiato circolante del Bonosso verrà Angelina Mango, che è la figlia di Mango. Ogni puntata è un quadro, e grazie, da incorniciare. Tu sei l'isola che non c'è, grazie. Sarebbe bello dare tutto lo spazio necessario ad Andrea, è vero. Maledetta latenza, ok. Ciao, scusa Red, sei ancora uno studio del barone, come fai a tornare a casa col coprifuoco se ti fermano i carabinieri, bad boy? Dunque, tanto per cominciare, non mi possono fermare, perché è illegale. Quindi io dico loro, scusate, voi cosa fate? Cioè, non passa. Quindi, a parte quello che non vuol dire niente, perché è tutto illegale, questi DPCM sono illegali, ma non voglio entrare in questa roba, non me ne frega niente. Ma al di là di tutto io ho lavorato, che cazzo vuoi? Cioè, capisco che la cultura non conta, ma questo è lavoro, anche se, capito? Con un mixer digitale non è meglio. Giuseppe Gerace ti mette insieme a quello che ha scritto, si sente un po' di rumore sotto, capito? Ma ringrazio che faccio sta roba e sento un po' di rumore, perché noi non abbiamo un tetto molto alto e le luci che hanno del coso per raffreddarle si sente un po' rumore, e lo senti qua, lo senti quando? Quando c'è, come nel caso Andrea Sant'Anastaso. Perché sente il rumore? Perché Andrea Sant'Anastaso, siccome noi non proviamo, non sappiamo quando deve andare giù filo, non sa quando, deve mettere un compressore su Andrea Sant'Anastaso, perché parla, recitando a teatro fa, non avendo fatto la parola, quindi non sapendo quando va su, quando va giù, eccetera, fa, urla e poi passa a sussurrare. Quindi se non metti il compressore significa che poi, quando tu ti dico un coso tecnico, quando tu parli piano, ti aumenta il volume e senti il rumore in fondo. Quindi lo so che un mixer digitale. Vabbè. Allora, verrò, vedrò anche domani. Ottima idea invitare la figlia di Mango. Red sta lavorando e può muoversi dove e quando vuole. Il rientro a casa è consentito a ogni ora. No, ma ci sono quelli, sappiatelo che i DPCM sono illegali, lo so. Ma però vedi, ci sono di quelli che fortunatamente non arrivano qui, perché noi siamo refrattari a quelli e automaticamente vengono espulsi, no? E quelli che sono le maschere, tutte ste pugnette qui. Allora, è davvero speciale aver passato la serata con te come anni fa, come poco fa, come adesso, Paul Soderbergh. Dici che è legale e poi dici che non te ne frega niente, Fabio. È illegale e per questo non me ne frega niente, ok? Va bene così. Ecco. Mi fa impazzire quando spieghi le cose tecniche. Sì, perché cerco di spiegare, perché sai, se tutti fanno i fenomeni, fanno tutti. Io vorrei farvi vedere come si lavora qui sopra, hai capito? Come lavoriamo. Noi, allora, voi non, forse non vi rendete conto che, per farvi un esempio, no? Cioè, noi facciamo tutto in pratica con due telecamere, con due cameraman. Cioè, noi siamo degli artigiani e ciò che facciamo è un miracolo. È un miracolo. Ok? Con quello che prende un conduttore a fare Sanremo, noi potremmo fare 10 anni di Barone Rosso, anche di più. E 50 anni di Barone Rosso, che prima c'è 40, con quello che prende un conduttore a fare Sanremo. Quindi, ragazzi, non ho più la TV, ma compagnia di Redroni. Allora, ecco Nico Albano, guardalo qui Nico Albano. Oh, Nico, hai spaccato, eh. È compressore noise gate. Sono partito fregandomi delle limitazioni, rischiando anche di essere bloccato. Almeno adesso sono più libero. Grande Redroni, ma che cazzo vuoi? Ho lavorato, la musica è un lavoro, l'arte è un lavoro. Esatto, che cazzo vuoi? Rispondi un po' in bolognese. Debba fare tutto un fracat pugnet.
Red fattura, come Nico Albano. Io ieri sono tornato a 00:30, dopo la cena a casa d'amici, a 50 di distanza, uscite, la vita è nostra. Grande lavoro, grande risultato, è il caso di dire artigiani della qualità. Sì. Grazie Red, è la prima volta che lo guardo e mi è piaciuto tantissimo, le cose vere rimane dentro al cuore. Federica è una... è una grande protagonista del mio programma del sabato sera, Let's Spend Saturday Together. È una che un giorno io vorrò incontrare perché ha una vita pazzesca. Onore al merito e alla qualità della trasmissione. Non so che darei per avere una lezione da te su come si fa un programma come quello che fai tu. Non esiste una lezione, è un fatto di vita. È un fatto di vita. Nico, che sta vedendo adesso, mi è testimone. Io con lui non ci ho minimamente parlato oggi. Io lui ho visto soltanto la canzone e basta. E dopo non ci ha parlato. Mi sta bene, viene, poi lo scopro mentre lì. Cioè, ecco, vedi, guarda, qui c'ho i dischi di Nico. Vedi? Io avevo visto soltanto cadere. E mi è piaciuto, ho detto, chiamiamolo. Però non ci ho parlato io. Io ci avevo iniziato a parlare, a parlare, ciao, quando abbiamo iniziato il programma. Perché mi piace scoprire insieme a chi è dall'altra parte. Tutto in piano sequenza, tra l'altro. Io ho fatto un programma... Allora, cos'è il piano sequenza? Così vi do due o tre cose. Allora, il piano sequenza è questo, che tu... Allora, c'è il piano sequenza e il piano sequenza in soggettiva. Quello che faccio io è un piano sequenza in soggettiva. Cosa significa? Il piano sequenza è quando non c'è nessun taglio. Ci sono dei film dove iniziano che non c'è neanche un taglio. C'è un film bellissimo che c'è uno in macchina, poi la telecamera esce dalla macchina, lui esce dalla macchina, poi si incammina su per la strada, va in ascensore e senza nessun taglio, senza nessun montaggio. Quello è il piano sequenza. Il piano sequenza è in soggettiva con gli occhi del protagonista, quindi in quel momento io sono il protagonista. Ah no, la mia non è soggettiva, io sono l'intervistatore, hai ragione. Il protagonista sarebbe come se Giovanotti si prende la telecamera. Comunque ho fatto un reportage da Padova quando venne giù tutta quell'acqua con Giovanotti, no? E lui, quando l'ha visto in onda, ha detto: figata, Red, cazzo, che ritmo, che figata. Io ho detto: guarda Lorenzo, che i primi 24 minuti sono in piano sequenza. Silenzio. Non è possibile. Lorenzo, i primi 24 minuti non c'è un taglio. Me lo vado a rivedere. È andato a rivedere, mi ha chiamato e dice: eh sì, però il soggetto era interessante. In realtà io ho fatto 24 minuti senza un taglio e non ti annoiavi. Questo è il piano sequenza. Quindi noi abbiamo, cioè io ho dei tecnici, cameraman e tecnici, filo spettacolare, però facciamo questo, hai capito? Allora, grazie al tuo lavoro fai una roba stupenda. Poi c'è le sezioni tecniche live, sono fantastico nella mia trasmissione radiofonica via Skype, Nicola. E poi dopo c'è Nico qui dentro che saluta, grande Red, ehi. Si massacrano le culture perché esse, le loro forme rappresentano la nostra identità. Certo, complimenti Nico, è vero. Sì, è vero, il compenso di Amadeus è ingiustificabile. Ma no, ma non è ingiustificabile, no, attenzione, non è una critica, non mi interessa. Prende quei soldi perché la guadagna quei soldi, non è questo. Però per far capire che molte volte si vede un programma e poi dice: io non devo stare lì a dire, però noi non siamo, non abbiamo budget, queste cose. Però insomma, ragazzi, noi qui, cioè io qui sono da solo qui. Adesso tic, questa telecamera, quella, ma sono io che cambio. Questa, quella, il mic. Ta 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 ta. Ecco fatto. Allora, Francesco Pio Pepe, ti saluto. Bravo, il tuo staff fate miracoli, lo so. A cosa serve 15 telecamere di divulgare la musica così? Vedi, ecco. Red, ma i Blondi li hai mai intervistati? Blondi? Sai che non mi ricordo se l'ho incontrata Blondi. Deborah, mi sa di sì. Ho visto Sampa e non capisco tutto il tempo concesso a personaggi discutibili. Lo so, d'altra parte. Ho imparato moltissime cose e mi sono anche tanto emozionato con la musica. Con Freddo Portelli e Marcella Candura abbiamo detto di fare una cena degli amici del Roxy Bar. Freddo, Portelli, quello di Londra. Allora,
No, te la parlavo di cose tecniche, telecamere, mix, eccetera. Lo so che sei spontaneo, per questo che ti seguo. Allora, Hitchcock di Rame in piano sequenza. Ha mai intervistato Neff? Sì, io l'ho intervistato, Neff è venuto a Roxy Bar, è venuto al Team Tour, eccetera. Sei one man show, fenomenale gioco di telecamere, aiuto. Red, quali piani sequenza di film ti hanno emozionato di più, Kubrick o Western Sergio Leone? Non lo so, perché quando ero piccolo guardavo questi film non sapevo cosa fosse il piano sequenza, adesso so cos'è il piano sequenza. Io sto apprezzando molto il riprendere con una sola telecamera, per quello poi io vado con una telecamera, sto dietro la telecamera e riprendo, quindi non è... per questo, capito? Sì, è Portelli di Londra, sì. Ho pubblicato anche su Opti Magazine l'articolo. Quindi quello che dico è, stiamo facendo un lavoro importante, però credetemi, non è semplice, perché se non ci fossi tu far suonare dal vivo le persone, guarda, prima mi diceva grazie di Michele che è arrivata a casa e si è vista tutto, ha detto Red, dice grazie, solo da te si fanno certe cose, che bello, che pulizia, che semplicità. Cioè, ma non vi rendete conto di come è fatta tutta la televisione, di come è fatto tutto? Dovete smettere di guardare la televisione, spegnete la televisione, ragazzi, spegnetela, solo spegnendola potete cambiare. Ma non vedete, io quando ho visto sui giornali, perché non guardano su niente, che il figlio di Zenga attaccava Zenga in un programma televisivo che non so neanche qual è, ho subito saputo che poi avrebbero invitato Zenga in trasmissione a incontrare il figlio. Difatti mi hanno detto, oh, è andato da Zenga, adesso c'è questa storia qui di Zenga. È normale, capito? Normale. Inventano, le creano ad arte, quindi Portare Amadeus da te, poi dirgli guarda come si fa. No. Si può fare, esatto, spegnete la TV, lo dico tutti i giorni, si può fare. Io lo sto facendo, non guardo più niente in televisione, se non qualche volta, quando arrivo alla sera stanco, che è mezzanotte, così, no? Allora prendo l'iPad, gioco un pochino, mentre gioco guardo su Rai 5 cosa c'è, se c'è qualcosa di musicale me lo tengo in sottofondo. Quindi sei l'unico in questo mini tempo della musica, spegnete la TV. Cioè, ora è vero che Mercury fuggì da Sanremo e scappò a Monte Carlo? Questo non lo so, se Mercury fuggì da Sanremo e scappò a Monte Carlo. So che ho messo su Telegram, fra l'altro Telegram, ragazzi, dovete condividerlo Telegram, e poi il consiglio che vi do, scaricatevi Telegram se avete un computer, sul computer, fantastico, perché così potete farvi tutta la playlist, tutto. Su Telegram ho raccontato la storia di Freddie Mercury a Sanremo, perché c'era Radio Gaga, Freddie Mercury venne a Sanremo per fare Radio Gaga qui, e fecero due serie, quindi lui era incazzato perché gli avevano fatto fare in playback, allora lui si incazzò. E perché lui voleva fare dal vivo, ma non era possibile fare dal vivo, perché poi paradossalmente noi facciamo tutto dal vivo, ma fare la musica dal vivo è un casino. Allora Freddie Mercury si arrabbiò, dopodiché fece tutte e due le serie in playback Radio Gaga, e lui per protesta allontanò ogni tanto il microfono per far capire che non stava cantando. Allora io incontrai Michele Di Lere, che è il discografico dell'Amy, loro erano del caso discografico Amy, e mi ha detto, scusa Michele, ma perché gli avete fatto fare tutte e due le serie Radio Gaga? Cioè, i Queen erano il 1984, non erano conosciuti molto, però avevano una canzone che era molto più famosa del complesso, che era We Are The Champion. Tutti conoscevano We Are The Champion, ma non tutti sapevano che erano i Queen e che quelli erano i Queen. E dico, scusate, ma perché non gli avete fatto fare la prima sera We Are The Champion, che si presentavano, e la seconda sera Radio Gaga? E lui mi dice, la stessa cosa che ha detto Freddie Mercury, io. Ha detto proprio a stesse tue parole, avevamo una canzone che è più famosa di noi, dovevamo far via We Are The Champion, e noi abbiamo insistito per fare due volte Radio Gaga. Dico, appunto, una cagata.
Quindi dicevo, oh, forse avevamo sbagliato, così mi ha detto. E tutta questa notizia l'ho riportata sul canale Telegram, Serra Droni. Andate su Telegram e andate a vedere. Sono 15 anni che ho smesso di guardare la scatola. Ma poi, a parte le belle trasmissioni del passato, il Proxy Bar, anche la Rai faceva delle trasmissioni di musica, lo so, ma poi non sì, lo so. Non è uno screen green quello, esatto, questo non è uno screen green, cioè il screen green vuol dire il retroverde, significa che quando tu ti fai un retroverde, poi in chroma key ci metti l'immagine che vuoi, ok? Allora, qui non so se qui si possono fare i chroma key, fammi dare un'occhiata se qui io posso fare dei chroma key. Mi ha zoom, enter for screen, bring, arrange, all font, hide, arrange, band, camera effect, overlays, ecco, overlays, cosa posso mettere di overlays? Dove sono cazzo di overlays? Overlays, ok, cosa faccio così? Boh, e come si fa? Non si può mettere. Che ne so io, cancel, show, forse non lo posso, show in currency, no, non riesco a mettere, non so, se sono talmente fuori. Comunque, questo non è, qui, e dietro è tutto finto, quindi voi vedete dietro New York, vedete le cose, tutto finto, sono in una stanzetta miserrima e voi dite, oh che bello, qui è tutto vero, io prendo questo disco, non è uno screen, un green, è un disco vero questo, con la firma di Lou Reed, sono Lou Reed e John Cale, tutta roba vera questa, hai capito? Il volume qui dietro è un volume vero, The Great Rock History, hai capito? Tutto questo è vero, questo qui era il catalogo della mia mostra Rock and Music Planet, spettacolare, spettacolare, hai capito? Quindi questo è tutto vero, ecco. Allora, l'arca russa, tutto in piano sequenza. Tu porti avanti missioni fuori tutto quanto serve per stare bene. È vero, Fabio, tu sei un poeta, Fabio. Allora ti faccio un paio di domande. In Italia si può ancora vivere di musica? Che cos'è per te l'arte? L'arte è tutto ciò che ti fa stare bene e fa stare bene. Si può vivere di musica? Oggi no. Oggi no. Sono onesto. Perché, come avete visto anche Nico, non può fare concerti, non, la musica dal vivo, discograficamente, non viene, però oggi no, oggi devo dire no. Sì, tutto sul PC, così ho l'autoparlante per la playlist. Sanremo era in tre serate, parliamo dell'84. Magari la foto di Banksy se la fai vedere, impossibile futuro. Sì, vabbè, te la faccio vedere. Potevo fartela vedere anche adesso, ma la devo cercare, non c'ho voglia. Fare musica dal vivo è un casino, beh, preferisci in radio. Scusate, ma avete visto l'ultimo dell'anno? Cioè, io non l'ho visto, ma ho letto, perché io le cose le leggo perché sono belle, che alla Pavone non gli andava il microfono, lo spettacolo di Rai 1 dell'ultimo dell'anno, hanno fatto un casino tecnico allucinante. Vabbè, perché non è semplice fare musica dal vivo, Red è tutto niente parete verde. Stasera azzardi i registi di Red, ci vorrebbe Fantoni. Cosa significa i 50 euro alle tue spalle? Come hai fatto a vedere che ho 50 euro alle mie spalle? Dove sono? Ci sono, ma dove sono? Ah, questi! Ah, me li ha messi così, era messi per terra. No, sono dei soldi che ha messo qui Ferrarini. Vedi, con delle frasi scritte, porto cibo, fortuna, eccetera, e poi ci sono anche questi 20 euro da oggi per Serre Droni. Sono cose che non sapevo che le avessero messe così, forse perché erano così, difatti come fai a vederli perché erano messi così. Vabbè, allora, le donne staff, ringraziamento allo staff che ci supporta, esatto, lo staff. Allora, sfondo coi vinili è bellissimo. In retro ho detto, ho avuto l'onore di essere lì, il tuo studio è troppo bello. Pure 50 euro dietro sono veri, è vero,
È vero, ma impegni un vinile. La seconda, Red, che ne dici due parole in memoria di Sofì? Dici due parole, ma chi è Sofì? Non so chi sia Sofì, non guardo la TV veramente, quindi non so chi è Sofì. Hai un patrimonio. Hai mai contato i dischi? No. Negare l'arte è la follia. Marilyn Manson ha intervistato? Sì. Ho letto su un homepage, prima sbucciavo perché ogni tanto sbucci su un homepage che lo hanno accusato di violenza sessuale anche Marilyn Manson. Alla Pavone ha cambiato 3 microfoni mentre cantava. Bellissimi l'uomo, i libri L'uomo e l'avventura, ma sono di qua o sono di là L'uomo e l'avventura? Forse sono di là. Sono di là i libri di fumetti L'uomo e l'avventura. Allora, in un paese senza meritocrazia l'incombenza regna sovrano. Allora, solo il fatto di sentire che non è artefatto e sente musica vera, esatto. Bravo Red, mi servo per il biglietto del treno. 70 euro ti sei. O brani musicali nuovi, a chi li do? Non lo so. Chi ha fatto la foto che è sul disco di Mosaica? Non l'ho fatto io. Songs for Drella, questo. Allora, lo so che Fausto sembra che sia con noi, è per quello che è qui, ma Fausto è con noi. Quindi, quando guadagnare se vedessi tutti i vinili che hai dietro? Giovanni, questa è una domanda del cazzo. Quanto perdo se non avessi più questi vinili? Non devi. Il mondo non è. Vabbè. Tra l'altro, quei vinili messi di faccia verso la telecamera formano una sorta di collage stile Sgt. Pepper. È vero. Hai ragione. Poi hanno. Ogni tanto li cambio. Ti è piaciuta la song Kill for Me di Marilyn Manson featuring Johnny Depp? Non l'ho sentita. Secondo te i Plicknet 72 o 182? Sai che non mi ricordo se li ho incontrati. Penso di sì. Tu dici come fai a non sapere se hai incontrato, non lo so, ho incontrato tante volte, tante cose, quindi lunedì prossimo verrà Angelina Mango, non lunedì prossimo, credo quello dopo, credo. Un po' di miele composta di fianco a Fausto, esatto, dono che gli piacerà. Sofì Kseon, 34 anni, artista scozzese, morto in un incidente, aveva lavorato con Madonna. E vabbè, quindi, cos'è, due parole per chi l'ha conosciuta. Sai quanta gente se ne va? Cioè voi dovete. La cosa incredibile è questa, ok? Che c'è il culto della morte che dura un momento, ok? Un momento. Ed è sbagliatissimo. Cioè, chi si ricorda più che Maradona se n'è andato? Nessuno. Chi si ricorda di Paolo Rossi? Paolo Rossi, Maradona, nessuno. Spera, Red, ricommemora qui. Oh, stasera non hai detto niente per. Non puoi parlare di tutti quelli che se ne vanno. Anche perché più passa il tempo, più quelli famosi se ne vanno. È inevitabile. È inevitabile. Quindi, hai visto il programma di Fiorella Mannoia? Non l'ho visto. Ti hanno copiato il format facendo in versione via? Non l'ho visto. Sofì è una delle più grandi rivoluzioni musicali dell'ultimo decennio, morta sabato per un incidente. Sono sicuro che sarà su. No, non la conosco. Non la conosco. Il video è un capolavoro rock. A me visto il documentario di blues di Martin Scorsese. Ho visto il documentario blues di Martin Scorsese anche perché il distributore era quello che mi distribuiva il Roxy Bar DVD. Tant'è vero che ci sono un paio, due o tre Roxy Bar DVD dove ci sono dei pezzi di, ad esempio, Dal Mare al Mississippi, bellissimo, con Ali Farka Touré, Salif Keita, eccetera, molto bello. Ce n'è uno su Ray Charles, che non mi ricordo più, comunque bellissimi, sì. Redan Divini, invece DVD e cassette film sono piaciuti per niente. No, non c'ho qualcosa, c'ho. Mi sono fatta, hai sbiancato le ciglia. Sabato mi sono fatto tutta la diretta, hai sbiancato le ciglia. Cosa dico che ho sbiancato le ciglia? Quale artista degli anni 80 che hai conosciuto e ti è rimasto più impresso? Beh, negli anni 80 ne ho conosciuti tanti. Inevitabilmente negli anni 80 sono stati gli Amici, quindi Vasco Rossi e Duran Duran, questo dualismo. Quindi, questa settimana parte iniziativa gruppi emergenti su Telegram. Jessica mi doveva dare
sabato il logo. Ciao. 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 Ieri il compleanno di Van Halen avrebbe compiuto 68 anni. E beh, io, secondo te, ieri non ho messo Van Halen su Telegram? Scusa, eh. Guarda, guarda ieri. Tommy James oggi, donate. I want you back at the time, Virginia Plain, 25, you can call me Al, public image, dov'è più indietro? No, non era ieri, era più indietro Van Halen. Comunque c'è Van Halen che fa jump, non era ieri, era prima, ragazzi. Era prima, sto vedendo che era prima Van Halen. Van Halen era, andiamo a vedere. Guarda dove vai di Vasco, give Ireland back to the Irish. Sto guardando Today, Albatros che era primo in classifica, Jimmy Henry, Urai Hape Gypsy, Jesus to the to a Child, I'm Your Wish Doctor, Spoonful, poi c'era Willie Dixon, c'era Sasha Distel, Quit Playing Games on My Heart, The Backstreet Boys, Jefferson Airplane, Don't Stop the Fleetwood Mac, eccolo qua, Van Halen, 28 gennaio, Van Halen pubblicato, Van Halen pubblicato il primo singolo, eccolo qua, You Really Got Me. Telegram, ragazzi. Allora, sì. Mai discutere con un idiota, ti trascina al tuo livello e ti batte con l'esperienza. Che bella sta frase, mai discutere con un idiota. Ti trascina al tuo livello e ti batte con l'esperienza. Cosa pensi di qualcuno che mette su musica in diretta? Cosa ne penseresti di qualcuno che mette su musica in diretta su YouTube commentando intrattenimenti in stile vecchia radio locale? Così vederci bloccato il video dopo che viene bloccato il video. Il film di Beatles, grande, è d'accordo al 100%, non vedo TV da anni, però qua su a Londra c'è un programma di musica live, si chiama Late with Joel Solan, conosco benissimo. Ci vanno i più grandi artisti al mondo e suonano con il padrone di casa Joel Solan, che è un pianista pazzesco, lo so, ti farei sentire il suono che hanno in live musicale qua sulla BBC, poi quando sento saremo in sangue le orecchie, beh, per forza, è uno studio fatto per fare musica dal vivo. Joel Solan è in un gruppo che si chiamavano Squeeze, era molto bravo, quindi sai, a me non piacevano, non mi facevano impazzire gli Squeeze e neanche Joel Solan, però lui è bravo, poi ha avuto fortuna come tornerà mai Fiat Music? Non lo so, non credo a Fiat Music, forse qualcun altro, quindi mai parole, sempre, mai parole più vere. Ragazzi, è mezzanotte e 43. Secondo me, noi possiamo anche dargli lassù. Beh, un video bloccato non è poi così importante se non punti e like e gli iscritti. Su Instagram Linus mette vinili e per ora non gli hanno bloccato nulla perché avrà fatto un accordo con le case discografiche e lo hanno messo in whitelist. Io non sono degno di essere in whitelist, però. Senza di te le emozioni di oggi sarebbero pelle morte le emozioni passate. Wow, poi c'hai Ayrton, quindi. Il concetto è quello che ogni cosa negativa porta sempre delle cose positive. E questo periodo molto negativo porterà qualcosa di estremamente positivo. Ne sono profondamente convinto. Quindi. Fare una diretta di vinili il sabato della finale del festival, ma perché? Ma che me frega? Grande Rex, non c'è no. Ok, buonanotte, ci vediamo domani con We Have a Dream, ragazzi. Sono abbastanza stanco e domani devo vedere. Ma hai sentito che Ilarion ha bloccato il suo video per la grammatica errata e volgarità? Non lo sapevo. Hanno bloccato il video di Ilaria. Aspetta che la provo di chiamarla. Magari Ilaria. Aspetta. Argiolas. Vediamo se non credo sia sveglia. Svegliamo Ilaria. Buonasera. Ma ti hanno bloccato il video? No, il video per il momento ancora no, però
segnalato, diciamo, ecco, sono segnalato, insomma. Perché sei segnalata? Perché otte mi è da ride. Per volgarità e grammatica, questa è stata la red. Per volgarità e grammatica qua mi segnalano. Ma scusa, chi ti ha segnalato? Vabbè, non lo so, non è che mi dice il nome e cognome, c'è solo che sono stata segnalata per questo motivo, questi due motivi qua. Cioè, mi viene un po' da ridare, non tanto per volgarità, perché poi comunque è una cosa che, voglio dire, il video poi uno se lo va a vedere e non c'è niente di volgare, assolutamente, credo, più che altro ci sono un po' rimasta male la grammatica, come se fosse, cioè, un errore scrivere in romano, ecco, quello un po', ma mi è dispiaciuto, ecco, dai, quello più che altro. Vabbè, ma segnalato cosa vuol dire? Adesso cosa succede? No, adesso il video c'è ancora, però ogni volta che mette il link su Facebook del video, che poi non c'è neanche il video direttamente su Facebook, cioè c'è il link di YouTube, e esce fuori questa cosetta qua, insomma. Ma perché c'hai il seno che si intravede un po' il capezzolo? Ma che ne so, forse è il piercing, quello che dicevi te. No, quello non è la volgarità, il capezzolo, il piercing che puoi mettere finché vuoi. No, sto scherzando, appunto, sai, no, penso di no, dai, non lo so, però ci può stare che magari qualcuno è infastidito, dai, io poi ho fatto un piccolo video di risposta ieri, mi sono un po' lasciata andare, mi sono un po' divertita a fare sto piccolo video, però vabbè, era giusto per drammatizzare, insomma, la cosa. Ok, Ilaria, va bene. E complimenti per questa sera, che noi vi abbiamo seguito da qui ed è stato veramente, veramente bello, come sempre. Ti è piaciuto? A voglia. E certo che ci è piaciuto, sì. Vabbè, ma chi è che non gli piace? Giusto a chi non te vede. Però è giustificato perché non te vede, quindi vabbè. Da quando è che manchi al Barone Rosso tu? E da novembre. Sì. Vabbè, vedi di finire presto questo disco. Sì. Assolutamente sì, sono d'accordo. Ok. Ciao bambine. Buonasera a tutti, ciao Red. Ciao. Questo è quello che accade, ragazzi. Vabbè. Sto pensando a quante volgarità ci sono. È un video bellissimo. Se vai sui canali dei ragazzini che giocano nei videogame, altro che volgarità, bestemmie e sprocchi che volano. Vabbè, ragazzi, ok. È stato bello, buonanotte, noi ci vediamo domani sera. Domani sera avremo un collegamento anche con un paese sudamericano. Sì. Domani sera dovremmo riuscire a fare anche i vinili tranquillamente. È capitato anche a me segnalare, perché vivo a vedere immagini in rosso. Immagini in rosso. Cazzo vuol dire? Mamma mia, ragazzi. Ok. Sono sconcertato. Vabbè. Ciao bambini, buonanotte.